Ah, ecco, perché mi aspettavo un suono tipo campanella dong che dicesse: ok, siamo in diretta, siamo qua per questa bellissima live e siamo qua con Claudio Maiorino. Detto bene tuo nome? Sì, perfettamente. Ah Uno no, dei pochi, è oltretutto. uno dei pochi. Quindi già Ho studiato. entri nella lit. Ah, ma aspetta, non ho chiuso. Sono un genio, non ho chiuso l'audio di YouTube. Vabbè. Vabbè, cose succedono anche ad altri, eh? Vabbè, Anche ad altre persone succede il sta cosa. fascino della live. Allora, intanto dico una cosa, noi faremo questa bellissima intervista a Claudio Maiorino, che se non ci vuoi rispondere a una domanda, dovrai scrivere, per esempio, dovrai dire una cosa molto simpatica del tipo, dovrai dire iscrivetevi al canale di Leonardo Vannucci. Se te Mi non vuoi rifiuto, rispondere. abbandono l'intervista. No, giustamente, se te non vuoi rispondere a una delle domande che ti farò, devi dire iscrivetevi al canale di Leonardo Vannucci, che salutiamo in diretta, in differita, se entrerà, chi lo sa. Scusami, in alternativa non posso dire disiscrivetevi dal canale di Leonardo Vannucci. No, al massimo puoi canticchiare Who's the master in game is video game. No, meglio evitare perché con l'inglese proprio è terribile. Va bene. Ah, poi dopo la gente che in chat ci potrà fare le domande che vuole. Adesso è un po' prestino, quindi magari di solito la gente arriva un po' dopo, pian piano. Comunque, intanto io ti Sì, inizio a è fare. orario di cena però. Eh sì, anch'io sto ancora digerendo le cotolette che saltellano su e giù. Tanto erano anche fritte, quindi. Le vedremo risalirlo. Sì, risaliranno come salmone dal mio esofago. Io ti posso fare compagnia con le patate. Ok, la patata piace sempre. Va bene, io direi di partire con un po' delle mie domande, poi se qualcuno ci vuole fare altre domande, le aggiungeremo ad altre Se per qualcuno vuole inserire, diciamo, siamo qui. te. Sì, potete fare saluti, insulti. No, insulti no, dai. Insulti eviterei se è il caso. Allora, intanto i due neuroni, salutiamo, ciao a tutti. Carico per le Carico. domande che ti arriveranno, ti chiede già. Ah sì, abbastanza. L'emozione della prima intervista significa che uno diventa importante Sono il primo che ti intervista. alla fine. Sì, in assoluto. Il primo che intervista Claudio piano che è pure la cotoletta. La cotoletta sale su. E poi salutiamo Cristian Maffei, Alessandro Arcangeli, Narrator da gamer. e poi dopo tutti quelli che arriveranno li saluto già in anticipo. Allora, partiamo con le domande. Allora, di solito una delle prime domande che faccio è come mai il tuo canale si chiama così. Però a questo punto mi sembra un po' palese perché il tuo canale si chiami così. A meno che tu non abbia qualcos'altro da raccontarci di misterioso, ma. Allora, diciamo che volevo creare un account a parte per YouTube. Solo che, essendo già avevo dal 2011 il mio account con cui usufruivo di YouTube normalmente, ho detto uso questo, tanto più che non sapevo che nome mettere, ho detto uso il mio nome e cognome. Ok, E perfetto, lì è perfetto. nato appunto Claudio Maiorino, che poi comunque il link è Claudio Maiorino 86, poi esce pure Claudio Android, non so perché, ma Che sei un misteri androide, del non tubo, sei voglio umano. dire. Non lo so, però l'importante è che mi trovano, bene Sì, infatti, l'importante è quello. Allora, dunque, la copertina del tuo canale YouTube, ammesso che si possa dire copertina, sì, concedimelo, reca la parola divulgatore informatico. Dunque, spiega cosa intendi te per divulgatore informatico. Allora, innanzitutto c'è da dire che la copertina è stata realizzata da Andrea Mammarella, credo di averlo pronunciato giusto, degli Scarso e Scarso.
salutiamo, e lo ringrazio nuovamente in diretta per averla realizzata. E niente, il termine divulgatore è nato proprio da Andrea, perché ha voluto dare un tocco, diciamo, più professionale al mio canale e attribuirmi appunto il termine divulgatore per rendere meglio l'idea di quello che faccio sul canale. Io, diciamo, non mi ritengo tanto divulgatore, però condivido quello che so con tutti gli altri. Spero di tornare utile in tutto questo. Sì, sei utile, sì, perché fai tanti tutorial, fai tante, descrivi le app, poi suggerisci dei siti dove andare, dei canali YouTube dove andare. Sì, le app è nata, diciamo così, per passatempo, perché dal cellulare, mentre che uno gioca, ho detto consiglio qualche gioco carino, qualche app. Sai, magari certe volte uno dice, può tornare utile, lo condivido con gli altri. Yes. Allora, poi su Android, voglio dire. Dunque, per quale motivo hai deciso di aprirlo il canale? Ma l'idea, ripeto, è nata prevalentemente per condividere appunto le conoscenze del mondo Linux, della grafica, e poi di quello che mi verrà in mente nel corso del tempo, e soprattutto per la grande possibilità da YouTube a tutti di dire quello che si pensa liberamente, prevalentemente per quello. E poi perché, voglio dire, ci sta Leonardo Vannucci, ci sta RoboGioco, ho detto, mi iscrivo pure io, buonanotte. Se fa video su videogame... Vabbè. No, vabbè, scherzo. Però comunque devo dire che YouTube Italia, secondo me, si sta riprendendo. Sì. Cioè non è sono tutto... tante persone che lo usano, cioè, non dire nel metodo giusto, però in un metodo vario. C'è un po' più varietà rispetto, secondo me, una volta che magari c'era più un tema e basta, diciamo. Sì, monotematico. Ecco, forse pure per questo l'ho aperto, perché di Linux, diciamo, se ne parla poco, specialmente in italiano. Allora, dunque, se fossi una vittima designata dell'enigmista di So, pensi che riusciresti a salvarti facilmente? Boh! Non lo so. Adesso faccio il rumore della motosega. Ma poi dico, armi a disposizione, qualche cosa, no? Ma la tua intelligenza, diciamo. Ah, allora siamo messi. No, boh. A 50-50, ma sì, dai, ti salvi, ti salvi. Comunque doveva spuntare l'avviso, prima domanda. Comunque spero che non ti capiti questa possibilità. Anche perché guarda come armi sono messo male. Oh, che sai, un martellino. No, è una gomma. Ah, è una gomma. È una gomma. Gomma. Ma dai. Ecco, cosa puoi fare? Tu lo cancelli, così dice, tu non esisti! C'è in qualche film fantasy, tu non esisti! E il mostro scompare. Allora, vediamo un po'. Allora, nel tuo canale spesso consigli siti e altri canali YouTube. Cosa ti muove di più a consigliare uno rispetto a un altro, magari? Ma... prevalentemente consiglio i canali a cui sono iscritto, anche se, volendo, posso consigliare anche un canale dove non sono iscritto, ma magari ogni tanto guardo qualche video. Però prevalentemente tendo a consigliare canali, tra virgolette, di nicchia, perché spesso e volentieri magari vedo quel contenuto solo lì, o fatto in un certo modo, e mi spinge a condividerlo con gli altri. O magari è un amico e ritengo che meriti più iscritti, non ne so. Poi certo, dal basso dei miei 50 iscritti, diciamo, mi muovo in un campo limitato. Iscrivetevi, però... gente, iscrivetevi! Anche se ho il martello di gomma, non vorrei dire...
C'è il martello di gomma, attenzione, attenzione, stai attenti. È pericoloso, pericoloso. Se no posso minacciare con la gomma, ha detto. Addirittura, addirittura. È proprio il cartolaio. Il cartolaio, ho detto. Cioè, il cartolaio assassino. I mezzi questi sono. Ok, ok, vabbè. Figuriamoci gli interi. Dunque, dunque, dunque. Bam, 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 bam. Qual è il tuo piatto preferito? Senza ombra di dubbio la pizza. Buona! Anche a me piace la pizza. Ma hai ricordato che ho ancora un pezzo di pizza nel frigo? Vabbè, ci pensiamo dopo questa cosa. Certo, dopo la cotoletta fritta ci sta. Dai. Dopo la cotoletta fritta aspetto mezzanotte per mangiare il pezzo di pizza, dai. Ah, giusto. C'è Passore sul web che ci saluta. Ciao Roby! E ci si vede siamo messi ci si vede venerdì sera su Notte Imbecille sul suo canale. Per quelli in ascolto, mi raccomando, venerdì sera su Notte Imbecille, che ci sarà l'ultima puntata di Notte Imbecille. L'ultima. Imperdibile! Io mi collegherò dalla mongolfiera, vi ricordo. Sì, sì, perché lui ti colleghi sempre da autobus, ecco. Da traghetti, da cose. Collegamenti alternativi. Molto, molto. Sì, sei alternativo in tutto, veramente. Allora, secondo te, che rivoluzione hanno portato le app nella vita di tutti i giorni? Tu tratti di tante app e quindi la domanda te l'ho fatta app osta. Che rivoluzione portano le app? Vabbè, dici sì, nel quotidiano. Che hanno portato le app rispetto a una volta che non c'erano. Ma sicuramente le app queste consentono magari di controllare, per dire, il saldo della postpay o pagare bollettini, fare dire, una comodità assurda. Molte altre app, diciamo, lasciano il tempo che trovano. Poi i giochi... Non ti soddisfano app ieno? Salutiamo pure Aya che si è appena collegata. Si è appena collegata. Ok, basta, basta. Io te l'avevo detto, era meglio farla offline, così gli svarioni si tagliano. No, no, ma è così, nature. Allora. Dunque, Linux prende il nome dal personaggio dei Peanuts, anche se la X è al posto della S, oppure non c'entra un cavolo, diciamo? La seconda che hai detto. Ok, va bene, era tanto per chiedere, cioè magari. Allora, di una donna cosa ti colpisce al primo colpo? Cioè, cosa ti colpisce? Cioè, non che lei ti colpisce. Cioè, hai capito, no? Cosa ti colpisce? Dai, dico la risposta banale, dicono tutti gli occhi. Gli occhi? Ma quelli su? Ok. Vedi, volendo mi hai capito. Ok, ok. Ah, salutiamo tantissimo Aya Best, ti mando... un bacetto, come promesso ci sono, ho detto, grandissima, grandiosa. Salutiamo i The News che ho intervistato la scorsa volta live, un ragazzo molto intelligente che consuma tanti libri, li divora libri e si vede per come mi ha risposto, veramente un grande. E niente, grazie di essere qua, a tutti voi. Quindi devo vedere la prossima intervista per vedere cosa pensi di me. Giusto. È un modo per fidelizzare il cliente. No, no, beh, ma adesso non bisogna fare queste cose plateali, che io dico in diretta cosa penso di te, perché insomma lo sai che ne posso pensare solo bene, però se lo dico in un altro live è così, non c'è questo pseudo imbarazzo. Ma tanto io ti controllo, quindi non ti preoccupare. Ah, io ti controllo. Ok, va bene. Così va. Casomai ti mando il bepe. Così mi controllo. Cioè, ti tengo d'occhio. Mi tieni d'occhio, giusto, giusto. Allora, se fossi un animale, che animale saresti e perché? O lo sei già? No, aspetta, no. Ah, no. Ma onestamente non lo so. Come? Dico, onestamente non lo so.
No? No, dico, non lo so. Non vale, allora devi dire una delle cose. O Ah, dici. iscrivetevi al canale Leonardo Vannucci. Ok, va bene. Aiabeste, grazie, condividi pure, che più si condivide, meglio è questo mondo. Meglio è la condivisione prima di tutto. Condivisione è sempre la cosa migliore. Spezzate il pane, gente. Allora, dunque un po'. Allora, adesso fermami se sono ripetitivo, adesso fermami se sono ripetitivo, adesso fermami se sono ripetitivo, adesso... Ok. Questo era un test di riflessi e il mio test infatti ci fa capire che i tuoi capelli sono al naturale e non presentano riflessi. Oddio, un po' di riflessi ci sono sul bianco. Ci sono, è un colpo di luce. E la luce colpisce, non si sa, quando colpisce, colpisce. Pam! Eh sì, alla velocità della luce, oltretutto. La velocità della luce, sì, sa qualcosa Superman. Allora, tu sei molto attento nell'utilizzo dei tags o nei tuoi video oppure li metti un po' come si spolvera il formaggio sulla pasta asciutta? Ne uso pochi e tra virgolette buoni, almeno secondo me. Poi diciamo tendo a guardare un po' in giro, anche se prima avevo il plugin per guardare i tag che usano gli altri, poi però ho lasciato perdere che molti mettono Favij e altri tag ridicoli, quindi ho Sì, detto li metto io che non pochi ma c'entrano buoni. niente con Infatti. Poi comunque qualche ragazzo del gruppo Telegram mi ha dato qualche consiglio di caricare magari il video con un titolo e poi metterne un altro su YouTube, insomma, diverse strategie di mercato, diciamo. Differenziare il titolo tra Telegram e YouTube, hai detto? E no, di mettere praticamente quando carichi il video lo carichi con un titolo. E poi quando vai a dare il titolo su YouTube ne puoi dare uno qualsiasi, perché dice che indicizza tutte e due YouTube. Poi non lo so. Ok. Non lo sapevi neanche tu. No, non proprio. Ok, se passo da ignorante fa lo stesso. Dunque, sei mai stato nella nube di Satollo? Aspetta, la risposta quale può essere? Sì. Dico. No, perché se ci sei stato, volevo sapere cosa avevi potuto vedere. Vuoi sapere come si stava? Dice. Così stava nella luce. Lo dovremmo chiedere forse a Vannucci, perché. Lui c'ha pure la galassia portatile. Ah, accidenti. Ancora non è Peccato che riuscito a non sia vedere in i pianeti. chat adesso. Peccato che non sia in chat adesso. E vabbè, ora alle 22 vai in live, Ok. Allora, dunque. Qual è uno dei tuoi giochi preferiti? Va bene anche retro gaming, tipo nascondino, insomma. Ma giochi preferiti? Ai tempi giocavo sempre con Zelda, la versione Ocarina of Time. E vabbè, poi i classici Super Mario, quelli che bene o male avete giocato anche voi, ecco. Considera che io ho iniziato a giocare con l'Amiga 500 e poi mi sono fermato alla Xbox 360, quindi bene o male sono un po' fermo ai retro gamer, ci vuole. Va Anche se i titoli bene. nuovi durano 2 secondi, quindi. Sì, dipende, però effettivamente. La longevità oramai non esiste più. Dunque. Allora, cosa ne pensi del fatto che, per esempio, per ipotesi ad una fiera uno va lì, paga il biglietto e poi per incontrare certi YouTubers deve comprare per forza una maglietta per entrare dentro una stanza che dopo magari ti fanno un autografo? Insomma, il fatto che tu hai già pagato il biglietto, essere costretto, insomma, a pagare questo sovrappiù, cosa ne pensi di questa cosa? È un gioco di marketing alla fine. Cioè, è tutto un magna magna, come direbbero a Roma. Grazie.
Cioè, non solo paghi il biglietto, devi pagare pure per vedere lo youtuber, che poi voglio dire, sempre una persona normale. Poi certo, noi big è normale se debba pagare per vedere, però voglio dire, anche questa live gratis io ero contrario, però tu hai insistito. Ecco, ecco, infatti, 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 sì, 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 ma dopo comprerò la tua maglietta. Vabbè, ma almeno dico lascia l'Iban in descrizione. Ma io maglietta non la faccio, al massimo posso regalare... No, ma voglio proprio la tua maglietta che hai in quel momento. Vabbè, d'inverno ci va bene, d'estate te lo sconsiglio. Lo scherzo. Vabbè, tu puoi dare il cappello. No. I miei cappelli no. Vabbè, dai, un drone, dai. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, leggi libri, se sì, di che tipo? No, mi astengo dalla lettura. Okay. Al massimo ogni tanto qualche volume tecnico che c'è da suicidarsi. Ok, vabbè, però non è... Prevalentemente leggo su internet. Allora, in chat se volete fare qualche domanda fatele, Non allora. Siate timidi. Non siete timidi, siate partecipi, che qua ci abbiamo un mostro di sapienza e che potrà rispondervi a tutto, tutto, tutto. Allora dobbiamo invertire il ruolo. No. Allora, dunque, che musica preferisci ascoltare tu? Sono, come si suole dire, su più generi. Non ho preferenze tipo che sto rock, pop, fare dire. Quello che capita ascolto. Però, diciamo, evito musica napoletana. Insomma. Vabbè. Mi mantengo comunque... sui generi classici. Magari ascolto anche musica vecchia, che non è della mia generazione. Sì, comunque di tutto un po'. Non è che preferisci il pop, rap, rock. Ascolti un po' di tutto. Sì. Vario. Ok. Bravo. Cosa ne pensa di The Sims? Se ci ha mai giocato, se mai ci giocherà. Okay. Sì, giocavo a The Sims 2. Parliamo di anni e anni fa, che il computer praticamente scoppiava, naturalmente acquistato. Le nuove versioni, forse l'ultimo giocato è stato la 360, però diciamo mi divertivo di più a bloccare i personaggi, farli morire. Belle perché situazioni. Dopo la costruzione della casa diventava un po' noioso. Allora, qua c'è una domanda pseudofilosofica. Allora, narratore gamer, se mangio me stessa divento il doppio o scompaio completamente? Io voterei per scompaio completamente. Non lo so, mi sembra una cosa tipo Agario, quando sono le cellule. Che... Allora, se mangio me stesso divento il doppio scompaio. Se mangio... No, mangiare testi è una cosa un po'... Mi ci perdo in queste cose, io veramente. Non lo so. Saluto comunque già scarzo. Sì, salutiamo Scherzo per Scherzo! Indovino pure chi è dietro la tastiera, Andrea. Anche perché Cristiano non si collega mai. Quindi... Cristiano. Però Cristiano mi commenta, attenzione. Sì, è un buon hater. No. Comunque, mangiare se stessi è già complicato di per sé. Cioè, ma mangiarsi tutti, per intero, intende? Ma non lo so. Comunque, vabbè, è una domanda un po' magra. Va bene, comunque non lo faremo stasera, quindi... Se qualcuno vuole provarci, ci fa sapere. No, poi provare. Quando... Certo, non lo faranno i vegetariani, perché... Certo. Allora, su YouTube qual è il tuo genere preferito di video che ami guardare? Vlog, live, gameplay, video musicali? Qualche gameplay. Di recente sono... sempre sul canale di Andrea Cristiano, poi ogni tanto ho fatto qualche video di Aya,
Ogni tanto svideogame, però abbastanza noioso, devo dire. No, vabbè, comunque su YouTube prevalentemente non ho un genere ben definito, anche se, ripeto, amo i video di nicchia. Non mi piace spacchettamenti, vorrei dire. Ok, Mi e la annoio. parola più usata in questa live è nicchia. Ma alla fine, secondo me, per emergere su YouTube si deve essere di nicchia, poi. Sì, guarda, io poi c'ho anche le ginocchia. Vabbè, dietro c'hai pure la nicchia, tu. C'è una nicchia, apriamo la nicchia. La nicchia dei segreti. C'è buio. È la stanzione dei Allora, ci cappelli. sono altre domande. Allora, scarso più scarso. Vabbè, intanto ci dice Cristiano si concentra più sui video, io mi concedo pure qualche live, ma concedetevi su tutto quello che vi piace fare. Domanda: devo comprare un PC portatile nuovo? Cosa devo guardare per avere un buon prodotto? Ma sicuramente la prima cosa che ti consiglio di guardare è il processore. Cioè, non prenderti un processore troppo vecchio, quindi punta almeno su un i3, che oramai è il minimo. Poi guarda la RAM, almeno 4 giga di RAM. Vabbè, il sistema operativo possibilmente prendilo vuoto e ci installi Linux. Poi se ci devi giocare, controlla bene la scheda video. Ti consiglio sicuramente Nvidia. Come marca non saprei dirti, onestamente, perché è un po' soggettiva la cosa. C'è chi si trova bene con HP, con Asus. Ripeto, è molto soggettiva la cosa. Prevalentemente io consiglio sempre il PC fisso comunque. Poi certo, il portatile per ovvie ragioni è più comodo. Yes, grazie Idemnews per la domanda. Grazie mille. Mi stava addormentando. No, no, in realtà ascoltavo te, nel frattempo cercavo anche di leggere perché sta arrivando delle cose sempre un po' strane. Allora, nel senso che, Vabbè, ho una domanda tecnica. vabbè, prima c'è. No, hai fatto bene, hai risposto bene. Poi tu sei divulgatore informatico, chi meglio di te può rispondere a queste Ah, di cose? nuovo. Comunque, grazie ai The News. Aya Prego, Best prego. dice che capisce un po' male quando diciamo nicchia, dice che capisce un'altra cosa, un po' una parolaccia, capisci? No, Vedi, diciamo YouTube nicchia. resterà col dubbio, cioè, mi hanno detto nicchia o... Ma è lag, forse il lag è la mia connessione. Comunque, narratore gamer ci chiede: allora, caro Claudio, da appassionata di enigmi e paradossi, ti pongo questo. No, ti pongo un quesito. Ci sono tre erreri in questa frase. Quali sono? Però è bella, eh? Molto bella. Allora, aspetta. Uno, due. Non trovo il terzo. Claudio, aiutami. Allora, io vedo errei. Erreri. Questo invece di questa frase. Vabbè, sì. L'altro Ok. onestamente non lo vedo. Da appassionata di enigmi e Ah, sì, paradossi. l'ho trovato, nicchia. Non c'è la nicchia lì. Sopra. Che poi noi dobbiamo considerare la frase solo quella virgolettata o tutto l'intero? Perché non è specificato, quindi non si può capire. Va bene. E il terzo è? I due neuroni? Vedi, due neuroni però sono buoni, questi neuroni. Scarso più scarso, I al posto i al posto del. della virgola. Sarà perché è sera che non ci ritrovo. Allora, io al posto della virgola. C'è una io al Questo posto della errore che virgola? c'è? Ce ne sono solo due, la frase è errata di per sé. Terzo errore è che ce ne sono solo due. La frase è errata di per sé. Perché la frase è errata?
Attenzione, qui c'è questo discorso. No, adesso vogliamo sapere perché la frase è errata. Ah, i due punti? Ci sono tre errori in questa frase. Quali sono? Ah, ecco, i due punti devono essere dopo quesito, capito? A posto della virgola. Ah, sì, invece della virgola in questo quesito. Mi devo fare prestare due neuroni. Due punti, le virgolette, giusto, 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 giusto. Va bene, dai, ok, ci siamo incastrati un attimo in questa cosa, Dico, però magari domande meno tecniche, ecco. Simpatica, simpatica questa cosa. Ecco, queste sono le famose domande di nicchia. Ok, ti danno dell'ignorante. A te. Vabbè. No, in realtà lo danno anche a me, però è la mia live, allora è ignorante solo lui. Vabbè. Era ignorante, non era ignorante. Scherzo, scherzo, scherzo. Comunque sti cavoli. Ecco, concordo, Ok. Il Andre. concetto di scarso più scarso. Dunque, io direi di andare avanti con delle mie domande. Ragazzi, se volete fare altre domande, qui con noi c'è il nostro bravissimo divulgatore informatico che conosce tante cose di nicchia. Quindi. Ora hanno provocato Robby Pastore che giustamente dice capre. Capre, capre, capre. Vabbè, comunque Allora, Aia, adesso. anche lei è un indovinello. Attenzione. Allora, aspetta. Allora, il terzo errore sta nelle domande che ne chiede tre anziché due. Andate a cercare roba nelle virgole. No, ma l'indovinello di Aia qual è? Vabbè. Nel frattempo, dai, io vado avanti con Aspetta una che io mi domanda. riattivo i neuroni. Sì, perché. Allora, un bimbo di 8 anni ti chiede che cos'è l'open source. Come glielo Aspetta, spieghi? torniamo alle domande della chat. Come glielo spiego? Sicuramente, guarda, la cosa che puoi dire per fare capire cos'è l'open source a qualsiasi persona è che non deve sganciare neanche un centesimo per avere un qualsiasi programma e ha la libertà, ovviamente se ne ha le capacità, di poter sviluppare quell'applicazione che sta usando e modificarla a suo piacimento. Questa è, secondo me, la vera forza dell'open source. Poi, Yes. ripeto, da ignoranto. Ma no, ma no, ma no. Allora, Invece vuoi dunque, fare i vediamo. complimenti a Claudio perché tratta argomenti estremamente complessi affrontati da molti in maniera complicata, mentre lui lo fa in maniera semplice e chiarissima. Vedi che il Oh. bonifico serve, che poi uno dice, Oh, che ti bel danno soddisfazione complimento. in chat. Vedi, bravi, bravi, scassi, bravi, bravi, bravi. Grazie Hanno Andrea, ragione, mi ha hanno toccato. ragione. Allora, No, vai a non lo so se peste. hanno ragione, però. Beh, lo dico io, non lo devi dire te non puoi dirlo. Però scusa, io che ci Vedi, sto a ti fare? prendi il complimento e sto. Io posso Ah, dirlo che così sei. Sì, com'era. bravo. 12 uguale 6. 12 uguale 6. Attenzione, qua altre cose di. Aspettare, ah, Poi aspetta, se lo sono indovinelli riscrivo. matematici io mi ritiro. No, io pure mi ritiro perché matematica, ragazzi, levateci mano che è meglio. Dunque, forse è quello che devi togliere un bastoncino per far capire. Cioè, 12 meno 6 è uguale a 6. No, Io no, voglio dire, siamo in fase digestiva, questi indovinelli Ah, matematici. lo riscrive, aspetta. 12 è uguale a 6. 10 è uguale a Sì. 5, 8 è uguale a 4, 6 è uguale a 3, 5 è uguale. Sì, ma cos'è? Un cruciverba? Ma scusa, Sudoku. Mi ricorda l'indovinello che c'era in Monkey Island 2, che gli diceva se questo è 2, questi quanto sono? E alla fine dovevi rispondere 4. Grande, Niente, grande Monkey Island. sono Ah, uscito tra di l'altro, testa. dietro di te c'è una scimmia tra teste. Ecco, un altro titolo che ho stragiocato. Ah, beh, Monkey Island. Ma le Capolavoro. canzoncine di Monkey Island che useranno No, mitiche. sennò poi ti levano la monetizzazione.
Ah, ecco, ho Allora, bloccato hai io per deluso, l'ha mandare a fanculo risolto? YouTube. 5 uguale a 1. Vabbè. Vabbè, Aia, poi dici il risultato, perché sennò poi non ci si dorme. Allora, Aya disse Iden ha risposto bene perché io mi sono un po' perso, sinceramente. Io e Svidio ci ritiriamo. No, 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 non fatemi indovinelli matematici, mi sa che sono abbastanza negato, eh? Negato e quasi annegato. Allora, dunque. In un video del tuo canale, Ultimate Aspetta, Drift. aspetta, che c'è l'ambulanza del 22-6 che sta passando. Sì, vabbè, ma ti sta venendo a prendere. È lì il matto, è lì il matto. Prego, Best poi dice, lo dico? lo devi dire, no? Lo dico. Sì, dillo, dillo, dillo. Andrea dice 2-5. uguale a... No, se no proviamo. Allora, 12 uguale 6, 10 uguale 5, 8 uguale 4, 6 uguale... No, ma quest'ora veramente... Scusami, in effetti dovrebbe essere uguale a 2,5. È Cioè 2,5. 2,5. Eden New, E se 5 sono uguale tutti nulla. la metà. Sì, 6 perché? Ah, Beh, vabbè, in vuole questo sapere pure il momento... perché. Vi dico che gli spettatori sono 6 e quindi la risposta è 6. Ragazzi, il risultato è l'ha già scritto. Allora, stavo Mamma dicendo, mia. io... Cosa? Cosa? No, no, leggevo qua la chat. Vai, vai, tranquillo. Bisogna contare le lettere. Vabbè. Allora, in un video del tuo canale Ultimate Briefcase, muovi un omino destra e sinistra cercando di schivare bombe, no? Che esplodono da tutte le parti. Pensi che potrebbe essere una metafora del clima di tensione attuale? Beh, se il Un clima po' anche attuale di non è freddo. male. Tu dici, Vedo speriamo di essere no. rimasto piacevolmente colpito da Ultimate Briefcase. Eh sì, eh sì. No, come ho detto nel video, è un giochino adatto per partite velocissime, senza stare lì troppo a pensare. Appunto, come hai detto tu, sinistra, destra, schivi le bombe. Appunto, adesso in questo periodo bisogna schivare certi alberghi perché bisogna stare attenzione. Cavolo, è un problema grosso, è quello lì. Speriamo bene, speriamo bene. C'è un po' di tensione in giro. Lo so. Allora, dunque, comunque Aya dice: allora, ve lo spiego, bisogna contare le lettere, non è una cosa matematica. Ok, certo, 10 sono 5 lettere, 12 sono 6 lettere. Ma narratore Allora, gamer che lavoro fa? il Ora il gamer test che supremo. è un indovinellista, è un enigmaro pure Ah. lui, l'enigmista di So che abbiamo citato prima è arrivato adesso, solo che invece di farci Tre torture... mamme hanno ognuna due figlie. Decidono di andare al cinema, ma nella sala sono rimasti solo 8 posti. E fino a qua. Riescono lo stesso a sedersi tutte, ognuna in un posto. Com'è possibile? Una Ma delle figlie è anche hanno... mamma. Aspetta, riesco a stessa Andrea, sede. grazie per rispondere tu a posto nostro. Ma scusa, possono sedersi una sopra l'altra? Non Il treno fuma, mio nonno fuma, mio nonno è un treno. Cos'è un sillogismo? Oppure è proprietà transitiva? No, Ok. Ah, è un era. sillogismo, c'è pure l'hashtag, bravo, che l'ho letto dopo. Allora, Sara Latini dice: ciao, sono nuova. Io invece dico: ciao, sono lavato con perlana. No, non si può fare pubblicità.
Aspetta che levo il link del mio canale sotto, non vorrei se disiscrivo. No, comunque Sara Latini, mi fa piacere che sei qua a vedere, a seguire questa intervista, a seguirci. Iscriviti sia al mio canale che al suo, perché è cosa buona e giusta. Amen, giustamente, anche perché... Attenzione, perché quella canzone ha vinto Sanremo Giovani o Sanremo Proposte, qualcosa del genere. Amen, amen, c'è il ritornello. Quella... Allora, più melo, più vengo, per non venire più. Oh my god, cosa sto leggendo? Qualcuno dia una medaglia a quell'uomo, eh? Allora, comunque mi hai fatto sputacchiare sul filtro antipop, io te lo dico. Stavamo conducendo un'intervista. Io tengo il microfono alto. Stava venendo fuori un'intervista bella, intelligente, con due persone anche quasi intelligenti. E adesso qua ci una state... cosa seria. Sì, ci state portando alla deriva insieme agli orsi polari, insomma. Alla perdizione, veramente. Alla perdizione. Era un'intervista di nicchia. Era un'intervista di nicchia, ma adesso ci stiamo allargando, perché ora siamo già Seven, come il film di David Fincher. Adesso, quindi, lui ci elencherà tutti i 7 vizi capitali. Siamo messi male. Dai, almeno tre. Vabbè, dai, lussuria. Ecco, ti ricordi quello? Uno, la lussuria, se la ricordano tutti. La gola, giustamente, la gola, tutte cose che tu non hai, questi vizi. Assolutamente. Aspetta che apro Wikipedia e li cerco. No. No, non mi ricordo. Però sai che adesso ci sto pensando, c'è accidia, ira... Adesso non me ne ricordo neanch'io. Vedi, rompi la scatola. Vabbè, dai. Perché sembravano che io li sapessi tutti in fila, invece... Vabbè, io ho detto, lui ce l'aveva scritto. Ma perché i The News dice amore, passione, ma non sono vizi capitali? O è una, o è ironia, è sarcasmo, forse è sarcasmo. Vabbè, ha condiviso libri con noi i suoi 3 vizi capitali. Ah, ma forse sbaglio io, perché non si chiamano vizi capitali quelli del film? Forse... Allora, lussuria, accidia, superbia. Hai dimenticato una I. Allora, è il terrore famoso, eh? Lussuria, adinolfi, gola, ira, accitua, superbia, golf. Che il golf fosse un vizio, beh, insomma, ma forse induce nell'ozio il golf. Andrea, veramente, sei unico. Sei un campione di golf, mi raccomando, devi essere molto bravo con la mazza. Scusami, ho un'altra live. Cioè... Ho un altro live con Dare, molto più intelligente, ci dice... Ritorniamo alle domande. Recuperiamoci con una domanda delle mie. Ahimè, c'è una domanda brutta lo stesso. ti senti figo? Ma ride, no, mai sentito in 29 anni. Dicono tutti cos'è. No, vabbè. Vabbè, poi allora, hai cani, gatti, rinoceronti? Gatto. Gatto? Come si chiama, se si può sapere? Briciola. Ah, briciola, sì, l'hai detto in Telegram da qualche parte, è vero. No. L'hai detto da qualche parte, adesso mi ricordo. Allora. Domanda, quando verranno gli alieni, ti chiede i The News. Ma dove le... Ah, sì, ma ecco. Poi il verbo verranno può avere diverse valenze, quindi bisognerebbe specificare a che tu valenza dai il verbo venire. Comunque non lo so quando arrivano gli alieni. Ecco, arrivano è meglio.
Allora, ma posso rispondere io a questa domanda? Qual è il vostro girone dantesco preferito? No, voglio rispondere, dopo rispondiamo anche quella, ma alla domanda quando verranno gli alieni risponderò: siamo già arrivati! Sono tra noi! Secondo voi, Claudio Android, cioè, secondo voi, come può essere umano e upiede soprattutto? Sei upiede forse, ma umano no. Allora, domanda enigmatica per Claudio: qual è il vostro girone dantesco preferito? Poi vostro ti ha dato del voi, quindi è stato molto plurale, maiestatis. No, vabbè, forse O perché forse l'ha vorrebbe chiesto pure anche a sapere. me. Anche se era per Claudio. Era per Claudio, oppure pensa che ci chiamiamo tutti e due Claudio, e invece l'altro Claudio Marisciuschetti non si sa dov'è. I gatti hanno mille vite da gestire, che poi Sarà sono perso enormi. nella zona contaminata. No, comunque non Allora, ne ho gironi preferiti. girone degli ignavi, ovviamente, ci dicono: boh, gironi preferiti, ma io giro in giro, giro dietro casa, non mi allontano mai troppo. Sapete quando giro, quanto vado ai raduni? Il prossimo raduno è a Firenze il 20 marzo! E mi hai dato là per dire che il 20 marzo, domenica a Firenze, c'è un bellissimo raduno di YouTubers emergenti e già emersi che si ritroveranno insieme per fare figate pazzesche e una bellissima camera ci guarderà dall'alto. No, no, no. Beh, se forse sì, perché Piazza Signoria forse sì, però vabbè, faremo tante cose divertenti, ma Claudio Maiorino ha scritto che partecipava, ma in realtà non partecipa. Partecipo o non partecipi? No, no, non partecipo purtroppo. Purtroppo non puoi, però dentro di te saresti voluto venire molto volentieri. Sì, quello sì, ha voglia. La prossima volta tanto prima o poi si farà lì dove sei te. Prima o poi. Allora, vediamo cosa in chat, cos'è che dicono? Ma non puoi non Ma non rispondere puoi Uffa. rispondere, Uffa. Ah, per i gironi. È vero, non puoi rispondere, allora devi dire quella cosa che hai detto prima. Iscrivetevi al canale Leonardo Annucci. Così quantomeno ho dato una risposta. Ah, Costa ci dice: però non va bene a Firenze. Non va bene. Dopo ci sposteremo, ci spostiamo. Non è che abbiamo fatto Torino, abbiamo fatto Milano, abbiamo fatto Bologna. Ci si sposta, ci si Dovete fare sposta. pure Roma, no? A Roma, faremo anche a Roma, con tante R. Grande Claudio, cosa ti chiedo adesso? Ti chiedo se fai un incubo o un sogno ricorrente? Un incubo, un sogno ricorrente. Che si Sì, un può incubo. raccontare? Svegliarmi ricco. Svegliarti ricco? Oramai è un incubo. Cioè, come un incubo? Certo, perché Ah, poi perché pensi. non sapresti come gestirli? Diciamo, ma dove li Dai a metti? me, ma dai a me, ma che problema c'è? Tutti quei soldi, se te ne avanzano, che problema c'è? Insomma, no, così compro i premi per i contest. Insomma. Premi ricchi. Ah, Costa dice, però non mi saluti. Vabbè, però ti ho citato, adesso ti saluterò anche. Facciamo il saluto plateale. Ciao Ciao Costa. Costa! No, a parte gli scherzi, ciao Costa, ti ringrazio. E guardate il canale di Costa, Costa che non vuole pubblicizzare il suo nome Costa Crociere, ma penso che si chiami Costa perché in parte il suo nome Costa. No, il suo nome non Costa, ma si chiama Costa. Costa o Costa, non lo so come si legge, però non c'entra niente con Costa, quella che fa le crociere. È un E Costa ha un più canale YouTube affidabile. dove fa gameplay o, come dicono altri, game play. Dipende. Allora, vediamo un'altra domanda.
Pensi che ci possa essere qualche evento soprannaturale o pensi che siano solo cagate? Vabbè, non credo siano solo cagate. Ridi. Sì, vabbè, potrebbero esserci. Lo vedi il fantasma qua? No, poco fa lo vedevo alla tua destra il fantasma. Beh, già che lo vedi, allora c'è ancora lo spirito del bambino che riesce a vedere tutte queste cose immaginifiche. Bravo, bravo, bravo. Complimenti, complimenti. Ogni tanto vedo pure la sagoma di Ottavio, il lupo blu, così che spunta. Cioè, ci doveva seguire, ma... Uff. Non è arrivato. Ma salutiamo. Lo salutiamo facendo... Salutiamo anche au! Alessio di Seria di Pegasus. Dov'è? C'è in chat? No, dico lo spirito. Ah, lo spirito. Beh, ma noi salutiamo tutti. Salutiamo tutti quelli che non ci sono. Perché noi siamo molto simpatici. Salutiamo anche perché tutte poi... le salute a mancare. Ma no, ho detto così, no, dai. Facciamo gli scongiuri. No, ma poi guarderete tutto in differita o in differite. Dipende come preferite. Suggerirei la prima, ecco. Meglio la prima, io vi suggerisco la prima se è possibile. Sì, indubbiamente. Allora, dunque, vediamo un po'. Ti piacerebbe doppiare il personaggio di un film d'animazione o di una serie a cartoni animati? Ah, sì, bello. Quindi la Particolarmente risposta difficile, è sì. secondo me. Sì. Sì. Particolarmente difficile, dico, doppio. È che è difficile. Però sarà bello comunque. Ma sì, dai, magari dentro Kung Fu Panda fare un personaggio, che ne so. Rotondo. No, ma non ho detto che devi per fare per forza il panda, dicevo un'altra cosa, no. Vabbè, volendo posso adottare un pinguino. Giusto, giusto. Il pinguino che è l'avatar che mette dappertutto. Attenzione che potrebbe esserci un pinguino lì anche a casa vostra. Allora. Sotto forma di spirito. Dopo del ti piacerebbe doppiare un personaggio, c'era anche una domanda che potremmo anche evitare di leggere, che era ti piacerebbe triplarlo, ma forse... Vabbè, magari possiamo fare il doppiaggio in più lingue. Bravo, bravo, vedi che hai una risposta per tutto. Ma chi sei? Ma chi sei? Ma chi cinque? Ma veramente. Allora, situazione per te. Mi raccomando, devi ascoltare bene, quindi stai ascoltando bene? Ah, sì, in cuffie. Allora, ascolta meglio, eh. Mi concentro tipo quiz. Concentrati di più, tipo Coccolino, concentrati. Mi Sei ben ammorbidisco. concentrato? Te dici che Confermo. riusciresti con il succo del tuo corpo a smacchiare tutti i piatti che sono di una lavastoviglie? Siamo alle domande faziose. No, perché qua è una domanda molto complessa la situazione. Allora, quindi stai attento, eh? Aspetta, c'è una domanda tecnica. Ah, no, niente, niente. Allora aspettiamo, aspettiamo perché ci sono delle domande in chat. E sotto leggo dentro il frigo o il congelatore? Io direi dentro il frigo. Dentro il Non so frigo o perché, ma. congelatore? No, ma non ho capito cos'è collegato dentro il frigo o congelatore. Ah, Comunque, cosa quello stampano? del frigorifero. Ah, Dove forse ci vuoi sapere dove sono le cotolette, nel frigo o nel congelatore? Allora, aspetta, una cosa per Ah, ecco volta. la domanda Allora, tecnica, quale dei aspetta, due Iden congelatori? News dice io so fare la gallina. Allora, Iden News durante la sua intervista ha fatto la gallina. Quindi tu non devi essere da meno e adesso la devi fare anche te per far vedere se sei più bravo a fare la gallina di lui. Oppure fare anche un altro animale, quello che preferisci. Ma fare un animale tramite un verso, non che adesso ti metti lì a pisciare alzando la gamba, insomma, un verso animale. Ma dove ti vengono queste cose? Ma adesso stiamo aspettando il verso, Beh. eh.
Ok, questa qui era una pecora molto pigra che ha mangiato poco e aveva bisogno di ricostituenti. È a fine vita, diciamo. Vabbè, comunque ha belato e quindi è stata bella. Allora. va bene, però mi sa che a fare i versi di animali degnosi ti ha battuto, basta. Ah, non lo so, mi devo vedere l'intervista. Vabbè, niente. Allora, domanda tecnica per il Claudio. Allora, quale dei quattro pinguini di Madagascar preferisci? Skipper, Rico, Private Soldato o Kowalski? Per me è Kowalski. Per me nessuno dei quattro, perché non ho mai visto Madagascar. Quindi. No, mi cadi su Madagascar. E dopo la signora Long, sappiamo tutti dove è caduta. Allora, stanotte se non sai cosa fare, te lo guardi. Salutiamo Jackie, intanto, che si è collegato. Grande Jackie, vi ricordo, Jackie, tu fai una live domani sera, giusto? Fai sì con la testa. Sì. No, ma perché dicevo, lo puoi scrivere in chat, scusa. Ma come gliel'hai detto, pareva che era collegato con noi in vivo. No, comunque se la chiama Giusto? Jackie's Player, dopo so che ne farà una anche, mi sembra, il Vannucci, c'era anche lui mercoledì, Sì, quindi alle io cercherò 22. di guardare un po' una e un po' l'altra. Lui la farà prima, Jackie Player, verso le 9, mi sembra, È eccola. caduto sul Alle pinguino. 9 e mezza, alle 9 e mezza le fa, Sì. ok. Ah no, 9:45 ci dice. Vabbè, comunque cercherò di guardare Jackie, Vannucci, insomma, comunque Vabbè, apri due finestre. apro anche la porta, apro tutto, guarda. Oh, stanzino. Tutto, cercheremo di fare tutto cosa. E un augurio in bocca al lupo, Jackie, per tutto, ok? Dunque, ti leggo la situazione per te? Ah, nel frattempo Jackie ci dice che la sua live è breve. Ok, che così guardiamo quella breve dopo l'altra che sarà più lunga, penso. Allora, no, devo bere un goccio d'acqua. Presentatore che beve il goccio d'acqua, scusa, lo fa anche Adriano Celentano, quindi. Ah, ci sta. Tu cosa sponsorizzi? Guarda che c'è la marca. Ho Io nel comprato la frattempo ho dato marca. una testata nel micro. No, ne devo bere ancora. Molto professionale. Che poi non ho portato i biscotti, se no. Allora, ecco, ho chiuso. Non è questo? Stavo sbagliando quaderno. Oh, attenzione! Rischiavate che vi spoilerassi Chat Story, la nuova puntata! Allora, invece, ah sì, la situazione per te, che devi stare molto molto attento. La faccio o no la domanda? Io sono quasi indeciso se fartelo o no. Potremmo fare una pausa proprio alla Celentano, stare qui e fare una bellissima pausa. Ma anche no. Allora, te la leggo. L'aereo verde, dove stai volando? Beh, l'aereo che vola, non tu che voli, insomma, tu che voli sopra, cioè l'aereo vola e tu sei sopra l'aereo, ma forse hai capito. Allora, perché cioè, tu potresti volare se bevi quella bevanda che mette le ali, altrimenti no. Diciamo. Comunque, capita che questo aereo sta precipitando. Allora, ad un certo La punto sfiga. l'aereo torna. Scusa, dimmi. Dico la sfiga. Può capitare, no? Speriamo che non capiti, dai, facciamo le cose. Vabbè, di certo non lo prendo a breve. Ecco, ok. Comunque, ad un certo punto l'aereo torna su e non precipita più. E vedi un cervo che corre verso di te. Aspetta, Ma sono appare. sull'aereo e vedo un cervo. Sì, un cervo che proprio viene dalla cabina di pilotaggio, il cervo corre verso di te. Un Quindi cervo alato.
può anche presumere che stesse pilotando in quel momento l'aereo. Però queste sono solo congetture, non è detto. Ok. Allora, okay. Sono scemo perché rido le cose che dico. Allora, aspetta. Alba Parietti ci può star, no, sull'aereo? Ok. Ci sta. Sì, anche perché è vero che con la sua plastica magari non ci dovrebbe stare, che rischia, però... supponiamo che dietro. Cosa? Simbolo infiammabile dietro. Quindi ok. Comunque, Alba Parietti fa lo sgambetto al cervo, no? E il cervo quindi fa una capriola. Lo so che è strano che il cervo faccia la capriola, ma sarebbe strano anche che un capriolo facesse una cerva, no? Allora. Comunque, mettiamo che il capriolo fa la cerva, ma comunque, vabbè. Un hostess tira su un vassoio pieno di polenta, no? E quindi il cervo cade nel vassoio di polenta, solo che nella polenta c'è anche il sugo. E quindi a un certo punto tu guardi la camicia, che non è neanche perfettamente stirata, e vedi questa macchia che non sai se è di sugo o se è di sangue. E la domanda che ti faccio è... di che colore era l'aereo? Verde. Cosa? Verde, color capriolo. No! Tu mi volevi distrarre con la Parietti, dico. Ti volevo distrarre con la Parietti, che c'è il cervo, il coma, vedi. Ma i divulgatori informatici non mi possono cadere sulla Parietti. Cioè, a volte ci cascano. Salutiamo il portale di Chris nel frattempo che ci ha raggiunto. Salutiamo il portale di Chris, grandissimo, meraviglioso, i suoi video roboanti, pirotecnici che sembrano fuochi d'artificio che ti esplodono negli occhi, spatapam, spatapam, e salta fuori la pimpa, spatapam, spatapam, e salta fuori Peppa Pig, spatapam, spatapam, e fa tutti i video, 5 cose che odio, 5 cose che mi stanno sul, no. No, 5 cose che odio fa. È arrivata l'ambulanza. Cosa? È arrivata l'altra ambulanza. L'altra ambulanza per prendere me stavolta. Comunque salutiamo Chris, che gli amici chiamano Chris. Allora. Certo, non lo chiamano il portale, voglio dire. Sì, perché chiamarlo il portale, scusa. È poco pratico. Posso entrare? No, sono... no, dai, così no. Allora, dunque. Ah, qua c'è uno che mi fa una domanda, la Sara mi fa, quando finisce la live? Attenzione, perché questa domanda potrebbe essere intesa male da uno che sta facendo la live, perché dire, ma che è talmente pallosa che vorrei sapere quando finisce. No, però in realtà io non do mai termini alle mie cose, perché io sono lungo di mio e quindi non do dei termini, sono un po' prolisso. Considera che l'unica live che ho fatto l'avevo avviata così, detto, vabbè, 10 minuti, 2 ore e 20. ecco. Quindi non so dirtelo, però Sara, non ti preoccupare perché... No, ma anche perché ancora non siamo neanche alle domande in fascia protetta, voglio dire. Ok, e comunque Sara, svegliati che è primavera, diceva Vasco Rossi. Comunque Chris ci fa salutare per essere chiamato il portale. Cosa? Dico, Chris tende a precisare che vuole essere chiamato il portale. Ah, vuole essere chiamato il portale, ok. Salutiamo il portale. Ciao portale. Per gli amici port, che così uno apre qualsiasi port che gli serve nel computer. Se... Ma anzi, guarda, ti chiameremo USB. Vabbè. Dai, qualche domanda dalla chat, non lo so. Ci sono delle domande? Non lo so. No, incitavo. Sara, comunque scherzavo, mi fa molto piacere che sei qua, ci mancherebbe. Anzi, qua Claudio... No, poi carinissima dice... l'emoticon pure del tigrotto. Sì, infatti, carinissimo. Io l'ho scambiato per una tigre che lavorava a Maya nella mia malattia. Il portale ti uccido su Telegram. Attenzione.
Ma sai Chris, ti devi mettere in fila perché già c'è Ottavio e mi vuole uccidere, quindi sei il secondo, prendi il che numeretto. per la legge non penso sia ancora considerato il caso di omicidi su Telegram, quindi penso che possiate essere tutelati di questa cosa. Però Tipo io omicidio stranico. eviterei. Ci perderemo tutte queste perle e anche ai porci a cui darle. Tanti video, tante cose. Tanti video, tante cose, tutte le sue divulgazioni informatiche, i siti che ci consiglia. Le Ma nuove serie veramente presto in arrivo. noi scherziamo, ma se l'ho voluto intervistare, cioè, ci sarà motivo. Cioè, io potevo intervistare chiunque, però ho detto no. Io oggi voglio Claudio Maiorino perché lui si connette sempre dai tram, dagli autobus, dalle mongolfiere, da ogni dove. Oggi, per Dai esempio, è a casa sua. aerei verdi. Dagli aerei verdi. Allora, è avvantaggiato Chris. Vabbè, ok. Penso per... Non lo so, si è avvantaggiato perché delle armi, non lo so, contundenti o contro i denti, non lo so. Allora, pensi che dopo questa intervista che ti ho fatto, i programmatori di The Wedding Escape faranno The Interview Escape? Credo proprio di sì, onestamente. Sì, eh. Ma sì, ma sì. Portale di Chris, hai una domanda per il nostro amico Claudio qua in linea? Sei in linea? Sei abbastanza in linea? Non rispondo. Fai sì con la testa. Chris saluta Jackie. Ciao a tutti. Nel frattempo. Queste sono le cotolette sempre. Le cotolette stanno tornando su, attenzione, erano molto buone le mie cotolette. Potremmo parlare fino alle 2 di notte di cotolette, però. Qual è il tuo colore preferito? Rosso. Ah, c'è un motivo? Ci vuoi sempre il motivo? Nelle trasmissioni dicono perché, 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 perché fanno sempre così, chiedono intervistatori sempre a sapere il motivo. Va bene, va bene. E il colore che ti piace di meno? Giallo. Perché Perché, 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 perché? non è rosso? Anche a me non piace il giallo, ma non so perché ho preso questo quaderno tutto giallo, io me lo sono ancora chiesto. Però effettivamente a me non piace il giallo, però ormai ho preso questo quaderno giallo, ho detto ma teniamolo giallo perché potevo pitturarlo tutto di rosso, ma vabbè, l'ho tenuto giallo. Tu sei contrario all'ideologia dei quaderni a quadretti? No, anzi, a quelli a righe sono contrario. Se avete altre domande in chat, fatele. Allora, narratore gamer, vi lascio il mezzo link del primo video. Vi saluto e buonanotte. Si mandi cos'è uno spam? È Grazie perché del tuo intero spam. portano taglio. Grazie, 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 narratore gamer. E se ci stai salutando, ci salutiamo. Sara Aspetta, Latini dice che è bello il rosso. abbiamo una domanda intelligente. Quali sono i tuoi obiettivi su YouTube? Non so, Hola. anche per il numero di iscritti, raccontaci. Ma io inizialmente già non pensavo di arrivare a 50 iscritti, che sono una miseria, però in pochi mesi raggiungere già 50 iscritti è un primo obiettivo. Poi sicuramente l'obiettivo comune a tutti gli YouTuber, big money, come se non ci C'è fosse un domani. Albertone in EquiTrust. Ciao Alberto, mi raccomando, se hai una domanda per il nostro amico Claudio, Non falla. esitare, non esitare. Non esitare, non esitare. Sara Latini ci saluta. Notte, buonanotte.
Grazie, grazie di essere stata qui. Grazie mille, mi ha fatto molto piacere. Grazie, grazie. E passa ancora a trovarci! Lascia anche tu un dislike. Sì, yeah! Oh no, era un mi piace forse, sì, sì. No, metti il like. Sì. Pollice. E questo, segnala anche tu questo canale. No, no, non dire quelle cose! Vedi, yeah. Chris che saluta Sara, vedi, è un bravo ragazzo, Chris, veramente, è un bravissimo ragazzo. Fai video un po' psichedelici, però... Ma scusa, devi essere attuale, moderno, no, ha una tecnica di montaggio che è eccezionale. Cioè, io infatti l'altro giorno gliel'ho detto, perderai almeno 12 ore della tua vita a montare i video. No, ma è molto molto bravo, veramente, anche a me piace molto, molto, molto particolare, e poi dà molto ritmo alle cose, veramente. Dunque, Alberto dice, hai una classe di 50 studenti amici dove spieghi tutto con i tuoi tutorial, io la vedo così quando spiego negli RPG le strategie. Bello. Una classe virtuale. No, bella come immagine, bella. E poi si può essere dei maestri un po', insomma, non troppo composti, diciamo, in questo... Vabbè, sì, puoi andare, diciamo, fuori dagli schemi. Sì, puoi evadere un po' su YouTube, se non si evade su YouTube. progetti futuri particolari sul tuo canale, ci vuoi raccontare qualcosa? Pensando a qualche serie nuova, però... Per ora sono fermo con le serie attuali, vi consiglio un canale, vi consiglio un'app, poi i vari tutorial appunto di Linux, quelli di grafica che richiedono più tempo del dovuto, anche perché se no cercare di fare brevi ma intensi, quindi già richiedono parecchio tempo. È vero che ho un bel po' di video già programmati che usciranno ogni mercoledì del mese, però... Nel frattempo devo registrarne di nuovi. Mm-hmm. Infatti ho il mio bravo elenco su foglio rigorosamente a quadretti con tutti i video programmati. Riesci a conciliare bene il tuo tempo, insomma, della tua vita privata e tutto il resto con le esigenze di YouTube, diciamo? Più che altro non riesco a trovare momenti di silenzio per registrare i video. Quello sì. Capisco. È veramente difficile. C'è un video che l'ho registrato intorno alle 2 di notte, quindi per farti capire. Mm-hmm. È come puoi sentire le ambulanze qua non mancano. Quindi... Poi la gente giustamente si lamenta, cioè mentre parlavi passa il motorino, l'ambulanza, la sparatoria. Vabbè, cosa ci puoi fare? E vabbè, però giustamente dà fastidio. Sì. Vabbè, insomma, capita, sono cose... Io qua a volte ho delle invasioni della mansarda, però dipende anche da che tipo video fai, perché alcuni riesci a tagliare, montare, così, invece in altri è un po' un casino. Se stai, alcune cose, diciamo, non si possono rifare, no? Quindi... Io, all'inizio, nei primi video, facevo pochissimi tagli, anzi, forse non ne facevo. Ora, diciamo, taglio molto di più. Mm-hmm. Buonanotte, Chris. Grazie per la domanda. Studia, Chris, mi raccomando, studia. Sempre a moralizzare le persone. Io, insomma, io sono anziano e allora devo fare... Anziano che dà il buon consiglio, no? Poi dopo sai, predicare bene, razzolare male, dopo... è sempre esistente. Allora, in diretta, dici la tua veneranda età. Che? Io? Beh, io c'erano detto, dei cantanti che si chiamavano i Level 42. Ma che buono, c'era uno vestito di rosso diceva che fa l'Italia. Era un indovinello, prima hanno fatto tanti indovinelli, non posso farne io gli indovinelli, non ho mica capito, insomma. Ma c'è Beppe Florio! Sai che
avevo scritto effettivamente una domanda nell'intervista su Beppi Florio, perché c'era questo video che hai fatto, Claudio, dove c'era la parte della sua parodia canzone, dove tu praticamente gli rispondevi, eccetera, eccetera. Ah, però non riuscivo a metterla giù nella... Comunque, diciamo, Beppi Florio è uno youtuber che consiglieresti di vedere agli altri per via degli argomenti che tratta sul suo canale, eccetera. Appena uno dice Beppi Florio parte l'applauso direttamente. Io lo faccio così, che è meno virtuale. Indubbiamente lo consiglio. Cioè, le parodie musicali, io quando ho fatto la canzoncina su YouTube... chiudevo il computer e canticchiavo, quindi se per dirti quanto mi coinvolge, almeno a me, poi sarà pure che condividiamo la stessa tezza. Poi comunque è molto spiritoso, molto intelligente, cioè anche quando entra in live è sempre fantastico, eccetera. Quindi... poi ora comunque... è pure giornalista. Quindi... di tutto un po', di tutto un po', di tutto un po'. E complimenti Beppi Florio, complimenti davvero, sei un grande. Comunque, l'idea della finta telefonata è nata così, per caso, lui mi aveva realizzato la clip come gli avevo richiesto e non sapevo come, tra virgolette, presentarlo, e allora ho spulciato un po' il suo canale e ho detto ma sì, taglio questa parte, faccio finta che ci parliamo in siciliano. Infatti ho messo i sottotitoli, sì, ho visto, se no non avessi capito niente. ahimè no, non sono pratico. È un linguaggio cifrato. No, ma è bello sentire tutti i dialetti, accenti, cioè a volte ci si scherza sopra, ma è molto bello, anche YouTube è molto bello da quel punto di vista. È molto bello quando su YouTube vedi appunto gente di tutte le regioni e sentire proprio la cadenza diversa, l'accento diverso. A me piace molto, insomma, vedere. Io evito sempre, perché il tutorial in siciliano, diciamo, lascia un po' il tempo che trovo. No, ma cioè non intendo dopo di esagerare col cioè essere stretto che non capisci, però cioè l'inflessione che tu senti tramite l'inflessione un po' la regionalità è bello, perché poi ognuno ha, insomma, adesso così, dopo dipende, sono gusti personali, dopo insomma. Vabbè, anche quando senti Andrea che parla in romanesco. Infatti una... Il romano è sempre comprensibile. In un video gli ho detto, in questo video ti sei Christian desicazzato, credo, quello del genere. No, c'è un video che sembra Pino Insegno. Cioè, se chiudi gli occhi, lo ascolti e dice c'è Pino Insegno a posto di Andrea a video. Va bene, allora io adesso volevo sapere se in chat c'erano altre domande, perché io adesso ci avrei le ultime domande praticamente dell'intervista, quindi voglio sapere in chat se siete intanto ti faccio questa domanda intanto che loro si preparano a fare le domande, se ce ne sono in preparano chat. Preparano quelle cattive, diciamo. No. Volevo sapere se, insomma, chi stimi come youtubers in generale. Ma come youtubers, il primo che ho conosciuto, che mi ha portato poi, come si dice da noi, a malasciata, è sicuramente Leonardo Vannucci. Mm-hmm. Poi da lì ho conosciuto anche Malicious Cat, altro soggetto da sconsigliare. poi il grande, unico Beppi, ovviamente. Yes. Ora ho conosciuto anche Svideogame, un ragazzino simpatico. Ragazzino giovane, cioè... visto che non dici le tasco. Ma io ti ho fatto l'indovinello, No, comunque parecchi ne stimo, Robo Joker, ho conosciuto anche Ottavio, ora Chris, Alessio di Seiya di Pegasus, ce n'è un sacco, cioè tutti quelli del gruppo dove siamo, il Telegram, e comunque anche tipo Alberto,
cioè insomma tutti, Robby, non ce n'è uno solo in particolare. No, il sono primo in assoluto è stato Leonardo Vannucci e mi ha portato poi Navieracito, come si dice qua da noi. Ecco, quindi diciamo iscrivetevi a Leonardo Vannucci. Assolutamente, anche se ha da poco festeggiato i 350 iscritti, così lo portiamo a 500. E in generale tutti i canali che ha elencato sono bellissimi, con persone veramente fantastiche che stimo tantissimo anch'io, quindi mi raccomando, se avete sentito i nomi, prendetevi gli appunti. Alcuni di loro sono pure in programmazione, per vi consiglio un canale, perché mi hanno inviato le clip, quindi... Ok, ok, ti dovrò inviare una clip. Ora poi a breve, il mese d'aprile... Se stesse si deve buttarci qualche parola in dialetto, quella che ben venga. Mizzega, bebe. Ok, stavo refreshando la chat a vedere se ci sono. Vabbè, anzi, carica abbastanza veloce la chat. Va bene, beh. Cosa dici? C'è qualche domanda che non ti ho fatto, che avresti voluto rispondere, argomenti che avresti voluto discutere? Vediamo. Ma non lo so. Diciamo che mi hai fatto abbastanza domande sul canale, sulla tipologia dei video. Non mi hai chiesto come monto i video, che è una domanda classica. Ecco, dai, allora spiegaci, come monti i video? Con un programma famosissimo, open source, si chiama Kden Live, che tutti non conoscono, perché usate tutti Sony Vegas, fare dire. Io uso Pinnacle, che Sony Vegas, però. Soprattutto Pinnacle, perché, non lo so, quando uno inizia a prenderci tanta confidenza con un programma, cioè dopo ne utilizzo anche altri, però per tante cose, sai, le cose così di più, ci prendi la mano. Vabbè, certo, poi entri nelle dinamiche del programma, quindi perché cambiarlo? Ho una domanda per Maiorino, è passato al cognome. Quando ti attacchi un PC Windows, quando ti attacchi già è partito. Tu hai un'esperienza attiva quando ho accatto un PC Windows? A caccione sotto Tinder, però. Ma non è che mi manca il PC Windows, non lo voglio usare. Per te cosa deve avere un video che tu consideri veramente un bel video? Cioè, tu lo vedi, visualizzi un video, dici alla fine, oh, questo è stato veramente un bel video. Cioè, cosa ti piace di più? Cosa ti aspetti da un video? Ma innanzitutto mi aspetto che il titolo, bene o male, corrisponde poi a quello che c'è dentro il video. Punto primo. Ecco. Sì. E poi che trasmetta un messaggio nel caso video, di un video, diciamo. Guarda che tette, poi dopo c'è un tutorial di come si installa il programma. O questi che danno i titoli, usiamo l'uccello e poi un tutorial di grafica. In questi canali scrausi, potete trovare il link qui sotto, iscrivetevi numerosi. Vabbè, a parte gli scherzi, è abbastanza fastidioso quando cerchi, per essere anche banale, un tutorial e poi ti parla di tutt'altro, dà abbastanza fastidio. Però comunque mi piace trovarci anche un contenuto, un filo logico. Per esempio il Robo Joker fa video che c'ha sempre un filo conduttore e riesce anche a metterci quel filo di pensiero anche personale. Infatti definire il suo canale come gameplay è abbastanza riduttivo. Sì. Anche volendo le parodie che fa Bepi. il loro figlio. Perché. Sì. Anzi, come si dice a noi, picchi.
Io cantassi e poi è comodo per registrare subito il gioco a finestra. È arrivato Mauritius Cat. Ciao! Per esempio, un'altra cosa che non mi hai chiesto è quale strumentazione uso per campionare la mia voce, il video. Mi hai fatto poche domande tecniche, vedi? Ma forse perché io sono poco tecnico di mio di partenza. Vabbè, comunque come microfono ho un Blue Yeti da 1.500 euro, come webcam una Canon EOS. Cioè, webcam Canon EOS, vabbè. Sembrava di ricordare qualcosa di diverso, però... Comunque salutiamo Mauritius Cat. Ciao Claudio! Un Claudio che ascolta un altro Claudio. Sì, lui infatti suona sempre strano quando dice ciao Claudio. È un Claudio che ascolta un altro Claudio. Però non può dimenticarsi come mi chiamo, perché sennò... Vedi. No, infatti. Diventa un pochettino... Va bene, quindi domande tecniche non ne hai, dalla chat non ne arrivano. No, ma l'intervista è stata esauriente. Se c'è, perché volevi discutere di un altro argomento in particolare? No, avevo la domanda quanti anni hai, però non vuoi rispondere. Ma scusa, si chiama Svidugen 74 il mio canale. Io adesso non vorrei dire. Vabbè, scusami, io Claudio Maiorino 86 ho 86 anni. No, ma non in quel senso. Comunque, se hai 74 anni li porti bene, dai. Ecco, diciamo così. Va bene. Ma oggi la mongolfiera dove l'hai parcheggiata? Ecco, questa è una bella domanda. Dove hai parcheggiato? La tengo sotto vuoto nell'armadio. C'è Tony invece. Ok. Salutiamo Aya, che è rientrata. Che chiede se può essere intervistata anche lei. Sì, prossimamente, certo. Sì, certo. Ci mettiamo d'accordo. 4 anni per l'età. Dico, se poi non ti dimentichi, perché a 74 anni la testa, dico... No. Ottavio è arrivato ora, ciao maledetti. È arrivato tardi, stavamo quasi per Ottavio chiudere. Ottavio chiede se è ritardato, sì, sei in ritardo. Vabbè, c'è anche un altro grande assente. No, Ottavio Lupo Blue... Ho detto blu. Blue. No, perché? Vabbè, questo è perché devono dare nomi complicati. Chiamati Ottavio, stop. Perché poteva essere Lupo, Bue, Lupo, Blu. Aspetta, c'è una scritta in dialetto dal Beppe. Cucino, rumane mattina, mangiati un bello spettino e fa un video alla facciazza mia. No, io volevo sapere... Mancano due patrice, Dovete fare in chat domande qui al mio amico Claudio. Domande interessanti, intelligenti, oppure anche indovinelli. E smetterla di scrivermi un spettino, Ashtura, perché poi me ne fa. Aia, fai un'altra domanda. Adesso do gli ordini. Troppo gentile qua. Ottavio, anche se avete critiche, no? Non per forza domande. Critiche, idee, proposte di argomenti. Siamo liberi, perché tante domande mi ha fatto così, ma noi possiamo parlarvi di tutto, vero? Considera che il tutorial è nato anche su richiesta. Appunto. Allora, avete un tutorial che vorreste che Claudio facesse, o di qualche programma, degli argomenti che tratta lui, oppure delle app da recensire, non lo so.
Avete qualcosa da consigliarmi? Quale programma grafico consiglieresti a chi ha le prime armi, sia per qualità e praticità? Beh, dipende, se usi Windows, sicuramente tutti ti dicono Windows, vabbè, Photoshop. Però se sei ovviamente alle prime armi, non ti conviene. Alle prime armi io ti suggerirei di scaricarti GIMP, da gimp.org, e smanettarci, puoi vedere anche qualche tutorial sempre sul canale qui sotto, iscrivetevi numerosi. Attenzione, perché dire nella stessa frase .org e smanettare, insomma. Comunque, vabbè. Vabbè, alle 23 si può dire. Ok, ok. Sì, comunque, oltre il GIMP, dice, qual è il tuo YouTube? Non lo so cosa dire. Dopo Malicious Scherzi. Ovviamente di gratuito, penso. Cosa? No, parlavo con Alberto, dico che mi chiedeva qualche programma di grafica per uno alle prime armi. Ah, invece... Dico, oltre GIMP, non lo so, puoi andare su alternative2.net e scrivere Photoshop e ti dà le alternative gratuite, anche per Windows, ovviamente. Comunque penso che quello... migliore per chi ha le prime armi su Windows sia, come cavolo si chiama, Paint Shop Pro, una cosa di questa, però credo sia a pagamento. Mm-hmm. Per questo, allora, hai visto la domanda di Ottavio Lupobue? Ma perché dico Claudio Blu? Claudio, perché non ti uccide? È una proposta. Scusa. Continua, allora, a dire male il suo nome. Scusa. Facciamo così. Prima va avanti Ottavio, poi se è il caso lo seguo. Aiuto, sto morendo. Allora. No, domani armati di cambo, vai al bar, fai un video mentre ti faccio un bello spettino. Ma cos'è lo spettino? Ma spiegatemi cos'è sto spettino. È praticamente una specie, come ti posso dire, di involtino fritto e panato con dentro il ragù di carne. Praticamente si fa con i pezzi di pane raffermo, o comunque i pezzi di pane questi normali, ci metti il ragù e lo fai nella pastella, va bene. Insomma, una bomba calorica. E poi fritto. Mm-hmm. Buono. E con le cotolette ci sta. Sì. Allora, Malicious Cat dice, qual è il tuo youtuber preferito dopo Malicious Cat, ovviamente? Qual è il mio youtuber preferito dopo Malicious Cat? Vediamo. E allora, dopo Malicious Cat, volevo dire Ottavio, ma la domanda sopra, diciamo, mi risulta difficile. Vabbè, dai, Vannucci, Leonardo Vannucci. Salutiamo ancora Vannucci. Aia, grazie mille per quello che dici. Come ti sei avvicinato a Linux? Chiede Ottavio. Piano, senza far rumore. l'ho scaricato senza che se ne accorgevo. Giusto, bella risposta. No, onestamente mi sono avvicinato a Linux provando e riprovando. Tra le tante distribuzioni disponibili. Mi sta cazziando per come ho letto. Allora, una volta per tutte, si pronuncia Ottavio il lupo blu. Blu in inglese. Ah, blu è in inglese. Blu. Come blu in inglese si scrive blu. Solo che... Ma quale bottino, spettino o un mattone fritto di bontà? Ho capivo. Ah, ma c'è Seiya di Pegasus, ti abbiamo citato prima. Gli fischiavano le orecchie, capito? C'aveva un fulmine di Pegasus nelle orecchie. No, comunque abbiamo parlato bene di te. Beh, bene, non mi ricordo, bene o male, abbiamo parlato. No, mi segnalato il canale, non è che mi sembra una cosa... Sto scherzando. Era qua Claudio che diceva che pensava che ci fossi e adesso sì, ci sei. Ah, ma giusto per dire di non iscriverci.
ringrazio Bread Channel di essere qua. Allora ragazzi, vi ricordo tutti quelli qua in chat, potete fare a Claudio Maiorino, perché qua è il nostro intervistato, è lui. No, non è video l'intervistato. No, oh, stasera no. Io stasera faccio solo l'intervistatore. Al massimo ti mettiamo alla prova sul dire Ottavio il lupo blu velocemente. È difficile, imparerò. Sì. Scusa Ottavio, non ti incazzare. Il Beppe si sta divertendo con delle belle versioni di Linux. Vero un palo. Vabbè. No, maledetti, mi sparlate alle spalle, ma no, scherzo, non ti sparliamo alle spalle. Sì, no, ma quale scherzo? Le cose serie. Anzi, aspetta, vado a lasciare qualche dislike, scusami un attimo. Avete domande? Se no, Claudio Maiorino, adesso dico male anche il tuo, adesso iniziamo proprio. Secondo me è la digestione. La cotoletta sta ritornando su. Comunque volevo dire che lui si può fare anche volendo delle domande da solo e non c'è problema. Io fatti delle domande, risponditi, io guarda, non ho nessun problema, perché il format si crea, ma nulla si crea, nulla si trasforma, tutto si distrugge, perfino i format si possono cambiare proprio mentre si va, si procede. Per esempio non mi hai chiesto qual è lo youtuber più famoso che mi piace, non lo so. Cioè invertendo la domanda, no, cioè l'hai già detto. No, dico tra i big, big. Sai perché non ti ho fatto la domanda? Perché è una domanda che mi interessa fino a lì. Quindi, però se vuoi te la faccio, che big famoso di YouTube ti piace? Qual è il tuo preferito? Aspetta, perché ogni volta non mi ricordo il nome. Attenzione, però è il tuo preferito, Non si ricorda il nome. Vabbè, ci vado dalla lista. La lista di Schindler? No. Sì. No, quella era un'altra lista. Battuta pessima. Allora, tra terribile. Il mio preferito è... sì. Ottavio il lupo blu è. Credo si dica così. L'ho sentito dire anche in una live poco fa, quindi credo. Ragazzi, è anche un fine umorista che potrebbe anche andare a Zeli, Colorado o anche Made in Sud, no, no, come si chiama l'altro? Fabio, perché hai deciso di fare video su YouTube e fin dove vorresti spingerti? Ecco. Ma diciamo, non oltre sbalanco come si suona di... E soprattutto come ti vuoi spingere? Beh, diciamo che il perché reale non c'è. Ok, dove voglio spingermi? Ti stavo aspettando se era finita la frase. Ok, puoi fermarti YouTube o raggiungere a... Beh, diciamo che YouTube, per come si sta comportando di questi tempi, mi sta spingendo ad abbandonarlo. Domanda per Claudio, se non l'hanno fatta, cosa ne pensi dell'attuale situazione di YouTube Italia? Direi che siamo messi male, perché dall'oggi al domani ti levano la monetizzazione in un video senza darti notifiche né niente. Quindi... Volevo farti, Claudio, una domanda che ho fatto anche in The News, che parla delle location fantastiche, paesi meravigliosi, preferiti, ma sono luoghi ideali, no? Fantastici, dove uno piacerebbe vivere. E allora ti faccio l'elenco. Allora, potresti vivere nella contea della Terra di Mezzo insieme agli altri Hobbit, sul pianeta Pandora di Avatar, a Narnia delle Cronache di Narnia, Hogwarts dei film di Harry Potter, ad Oz del Mago di Oz, oppure nel Paese delle Meraviglie di Alice. Tra gli Hobbit, così 1,80 m faccio il gigante. Ecco, e la contea piace un po' a tutti. Se passa Alessio lo schiacciamo.
Comunque, se anche Ottavio dice che ti odia. No, no, non puoi odiare. Perché tu devi... no. Ottavio il lupo no. Blu è. Blue. Lo so, e poi l'ho sbagliato a pronunciare, Blue. Più di una volta l'ho sbagliato a pronunciare, ma adesso chiamalo Ottavio Lupo e basta. Ottavio Lupo. Ottavio, limitati a Ottavio. Comunque Maliscio si dice che mi spinge lui, quindi vabbè. Veramente... Comunque, la domanda dei luoghi fantastici potete rispondere anche voi in chat, ragazzi, così più o meno ci diamo un'idea anche delle vostre scelte. Io ho votato per gli Hobbit. Vi ripeto le possibilità: la Contea della Terra di Mezzo, il pianeta Pandora di Avatar, Narnia delle Cronache di Narnia, Hogwarts dei film di Harry Potter, ad Oz oppure nel Paese delle Meraviglie di Alice. E poi potete anche motivarlo se lo volete. Come lui l'ha motivato, lui sarebbe un hobbit piuttosto alto. A voglia, gigante in mezzo agli hobbit. Comunque la domanda di Alessio è molto interessante, la situazione di YouTube Italia, solo che servirebbe veramente un'altra live. No, baby, comunque però... ne parlavamo anche all'inizio, che c'è un po' di ripresa, no? Forse della community di YouTube Italia, no? Vero? Sì, per quanto riguarda i YouTuber presenti, sì. Però è proprio YouTube in sé che va cedendo proprio sempre di più. Ok, poi ti volevo chiedere un'altra cosa. Secondo te il fatto di oggi essere definiti come YouTuber può avere più che altro un'accezione negativa da un certo tipo di persone, quasi svilente, oppure pensi... Diciamo che si cade sempre nel luogo comune, che lo YouTuber è quello che non ha niente da fare, si mette lì a girare i video per passione. Pensi che ci sia ancora un po' quest'ottica? Ma sì, forse è pure dovuto al fatto che molti finiscono in televisione a scrivere libri, e quindi siamo un concetto giusto, strano, giusto, dei YouTube. Giusto, giusto. Allora, non lo so. Vabbè, se io di Pegasus mi chiede una domanda, cosa ne pensi? Vabbè, fa lo stesso. Dei cappellini, cosa ne pensi dei cappellini? Dai, diciamo. La risposta al codice di Beppe credo sia forte, poi non lo so. Allora, vabbè. Claudio, comunque... cosa ne pensi dei droni e dei cappelli? Voto per la categoria dei cappelli, onestamente. Ok. Allora, Aya ci dice che vorrebbe essere su The Sims come luogo fantastico. Malicious Cat dice nel paese di Alice... perché non posso dirlo qui. Vabbè. Per la famosa Tana del Bianconini. Reggio, salutiamo Reggio, che dice io voto il paese delle meraviglie. Claudio, cosa... No, questo lo abbiamo già letto. vabbè, niente. Stavo pensando, altre domande. Quali sono, è una domanda un pochino più seria, i valori più importanti per te? I valori più importanti? Parli sì. Sempre su YouTube? No, questo proprio come persona, a prescindere da YouTube. Ma forse il rispetto, che oramai non c'è più. Mm-hmm. Sicuramente quello è la dignità, che oramai ce la siamo giocata. Mm-hmm. È sicuramente saper pronunciare blu, quello senza ombra di blu. Ottavio Lupo Blu, Ottavio Lupo Blu. Ok, ok. Beh, prendilo come proposito della settimana. Ok. Adesso faremo un qualcosa dedicato a Ottavio Lupo Blu, che così speciale, per farci perdonare. Speciale Ottavio Lupo Blu. Claudio, Ficarra e Picone o Ale e Franz? Ficarra e Picone tutta la vita.
Ma non perché sono siciliani? Sdisanurato. Che te scrive? continua con il linguaggio in codice. Sa dunque, allora aspetta. Allora, io ho Nortacoma, cioè lo stato dei Simpson. Ma aspetta, no, perché i Simpson non sono a Springfield? Ma io ricordavo pure Springfield, poi no. Oppure Nortacoma, cioè Springfield all'interno di Nortacoma? Boh. Beppe, parla di come mangia e cacca, la gente non capisce. Ci vuole già, dottore. Allora ragazzi, se avete domande vi raccomando, sapete, potete farle, se no andiamo avanti. Allora, un'altra domanda che ho fatto anche in The News, ma perché non farla anche a te? aspetta Claudio, tu come la vedi? Veramente bene. Veramente bene, una cosa che non si dice mai. Allora, se diventassi... Fatto lo spiegare da Claudio significa che si disonora. vabbè, Rilancio che me lo vuoi spiegare, me lo vuoi spiegare? No, passo. Ok. Comunque dice tutto lo stato con Springfield e Shelbyville. Ah, ecco, Springfield e Shelbyville sono all'interno dello stato. Grazie Alberto che non... Alberto, ciao. Non la sapevo sta cosa, ero ignorante su questa cosa. Allora, comunque, se diventassi uno youtuber con milioni e milioni di iscritti, credi che calpesteresti alcuni dei valori in cui credi? Adesso per un ingente cospicuo ammontare di denaro? Quindi partecipare magari a film, roba del genere? Ah, mettici quel che vuoi. Non lo so, guarda, fino perché a ieri vorresti rifiutato... partecipare a Game Therapy 2? Fino a ieri ho rifiutato una serie su Rai 2, quindi... No, non credo di correre questi rischi, però... Penso di no, ma non lo so se il successo ti dà la testa. Domanda stretta per Claudio: quando Taleb dava i bazza capare un bai bo. Questo l'ho capito anch'io, eh? Quando si toglierai la barba? Qua, a martellate. Ecco, lui la puoi cancellare con la gomma. No, la lascio perché c'è freddo. Non è disegnata come i capelli di Berlusconi, no? No, vero. Ah, per ridere, una volta mi aveva visto Vannucci con la barba. Ci rivediamo in live dopo un due mesi così, e mi ero sbarbato. E poi dice, no, ma si è collegato qualcun altro, dice, non è lui. Comunque, Baby mi dice, significa letteralmente disonorato, ma sta per tipo monello dispettoso. Insomma, niente di che. Ah, disonored praticamente, c'è anche il gioco. Sì, però in siciliano è più bello. Sì. Va bene, abbiamo imparato un termine. È andato a rispolverare il crastarelli. Ok, vabbè. Vabbè, te lo sei letto quello che ha scritto Ottavio Lupo Blu? No. Dove l'ha scritto? Ah, forse contiene delle parole che sono nella mia lista nera. Okay. Forse magari non lo riesce a vedere. No, infatti non c'è. Ha fatto un abuso di finezze. Allora, dunque, Beppi Florio, comunque... No, neanche Seiya di Pegasus mi pare del nord. No, di dove fai Seiya? Sì, collabora lui. Sì, sai che non mi ricordavo. È che sta a Milano, è migrato.
Va bene, Claudio, di cosa si vuoi parlare? Ma vuoi riciclare qualche altra domanda? Ma sì. Vabbè, ti piacciono i gatti? Ne è uno. Quindi domanda... Quindi penso che ti piacciono. O le tieni per altri scopi, tipo mangiartelo? No. Ripeschi la domanda di poco fa. No, no, dai, che i gatti sono così carini. Conosci lo youtuber Shampoo per menti marce? Sì, da poco l'ho conosciuto. Abbiamo partecipato pure a una live. Ti piacciono i suoi video? Sì, trovo bello l'uso che fa di Telegram. Ok. Cioè, secondo me usa benissimo Telegram. Quindi, bravo. Shampoo, sei bravo a usare Telegram. La parola 800... Cos'è? Ah, guarda, è una parola composta da S, U, C, A, A. Penso sia semplicissimo. Allora, Claudio, cosa ne pensi di YouTube Red? Chiede Ottavio Lupo Blu. In questo caso Ottavio Lupo Red. Rilancio la risposta che mi hai detto tu all'inizio del live. Iscrivetevi al canale di Vannucci. Ok, perfetto. Allora, piatto da strada preferito dalle tue parti? Usfincione. Che? Usfincione. È tipo lo spitino, no. È una specie di pizza, tra virgolette. Ah, tipo di pizza. Buono, sì. Buono, buono. Allora, meglio Telegram o WhatsApp? Solo chi l'assaggia sa cosa significa. Ok, quindi... Anche pane cameo, sa? Pane che? Pane con la milza. Cameusa. No, mi ispira poco. No, buono. È buono. Ma la milza di chi? Baby. La milza di chi? La milza di chi? Di Ottavio. La milza di Ottavio. Giustamente. Milza di lupo buona, eh? O forse meglio di Seiya di Pegasus, è un pochettino più in carne. Dai, a Palermo sono più i piatti da strada che quelli raffinati, che poi sono meglio i piatti da strada. Comunque, meglio Telegram o WhatsApp? Ci chiede Malicious Cat. Telegram, decisamente. Sì, anche perché WhatsApp poi prima si pagava, ora no, è pieno di pubblicità, meglio Telegram. E poi su WhatsApp non conosco nessuno. Vuoi mettere? Io e te ci stiamo facendo cultura siciliana. Ma è verissimo, è verissimo. Sì. O spincioni, pane e paned. Ok. I cazzilli. Vediamo. I cazzilli, Ottavio e Vaghiotto. Stavo guardando. Ecco, facciamo un'altra domanda qua, ricicliamo domande varie, dato che le domande pensate appositamente per te le abbiamo fatte qualche ora fa, quindi adesso dobbiamo... Vabbè, vado a riprendere. Ma vanno sempre bene, va sempre bene. Tipo, se meglio potessi Telegram, così Claudio manda le gif di Vannucci. Ecco. In effetti complimenti a Rob per averle fatte, perché sono incredibili. Veramente, un campione. Vabbè, anche quella tua è bella, la GIF. Quella... sono tutte belle. Se potessi tornare indietro nel tempo, in che epoca andresti e che personaggio vorresti conoscere? Nel Far West, Clint Eastwood. Guarda che Clint Eastwood, cioè, erano dei film quelli che faceva. Tu pensi che sia realmente vissuto nell'Ottocento? Mi hai distrutto un mito. Io facevo un personaggio mitologico. Niente. E poi ti dirò un'altra cosa. Babbo Natale forse non esiste. E non mi rovinare pure la fattina dei denti, perché sennò piango.
Quella c'è perché l'ho vista in un film dell'orrore. No, ma Vannucci non c'è epoca live. Ah. O meglio, in forse a questa in che epoca andresti? Boh, forse nel Medioevo. E a fare? Quantomeno si risolveva a spadate, voglio dire. Giusto, giusto. Clint Eastwood è un attore. Clint Eastwood è un attore. State distruggendo veramente tutta la storia. Come lui pensava esistesse veramente. No, cioè, esiste veramente. Beh, sei entrato anche tu nel tunnel. Sì, sono entrato anch'io nel tunnel del Far West. Un sì, cos'ha di fare in intervista? Un sì, cosa rifare in intervista? Ah, queste sono robe vostre. Allora, gli rispondo così, ma mangiate una brioche YouTube. Per te essere uno youtuber cosa rappresenta principalmente? Ah, una disgrazia, guarda. Perché poi entri in contatto con tutti questi elementi da spiaggia, non te li levi più di sopra. Ah, finora non significa niente, perché non ho manco un haters, quindi... Dai, se vuoi mi metti in contatto con qualcuno. No, ma d'arte! Non c'è problema, vabbè, non c'è... Basta che mi faccio lasciare un commento da Malicious, vedi come arrivano. No, ma ti passo qualcuno anche dei miei, non c'è problema. Intanto siamo arrivati a Vaso Catumpruno, per farti capire il livello. Dai. Anche questo penso che non lo capite, realmente. Ecco, Malicious ha condiviso il mio pensiero, una rottura di palle. Cioè, farlo youtuber? Ma no, ma non è vero. Vabbè, una rottura no, però comunque richiede tempo. Sì, quello sì, ci vuole tempo, esigenza. Anche perché devi bloccare tutti Ottavio, fare D, cioè è impegnativo, eh. Tutti i giorni. Ti piacerebbe recitare in un film, e se sì, di che tipo? No, un film quello con... gli hacker che fanno tutto da tastiera, il mouse non esiste. E poi scopri che girano le inquadrature, non hanno neanche l'alimentazione nel monitor. Però gli funziona, non si sa come. È uno dei misteri del film americano. Un bel film proprio. Facci caso, in ogni film che usano i computer, quasi sempre, non hanno neanche la spina messa. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ma soprattutto magari bevono qualcosa che i bicchieri non sono pieni, le tazze sono vuote, se ci fai caso, so quasi mai. Vabbè, in The Vampire Diaries, quel telefilm Diari del Vampiro, lì sembra davvero che bevano dei whisky. Infatti io mi chiedevo, è una serie che sembra proprio... che ispiri proprio la gente a bere dei whisky e altri alcolici. Infatti bevono più alcolici che sangue, quei vampiri in quel telefilm. Quindi trincano alla grande. Sì, 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 sì. Va bene, comunque l'intervista è finita. Anche perché in chat finì a fiasca e pirita, come si dice. Intervista finita, io saluto tutti quelli che sono stati in chat, quindi Malicious Cat, Beppi Florio. Vabbè, possiamo far entrare qualcuno così. Ottavio Lupo Blu, vuoi far entrare qualcuno? Ma sto chiudendo. Butta il link, dai. Ma sono incapace a fare queste cose. Ah, ma il link ce l'ho qua sopra, sì sì sì. Io non, Arno non sono... la tecnologia, questa sconosciuta. Ma perché con le live sono un po'... Io non so devo fare qualche video dove live. Ti devo prendere confidenza con le live. Ma tu chi volevi far entrare? Ah dai, facciamo entrare Baby, dai. Allora... Baby, perché lo chiede il mio intervistato, eh? Quindi oggi sceglie lui. Mizzega. Quindi...
l'intervistato. Anche Alberto se vuole partecipare. Allora. Vero? Ecco, ti intervisto io, faccio la controintervista. Te lo metto in informazione, gli mando un messaggio privato in informazione, come dici di passarglielo? Buttalo in chat, vai. In chat? Ma in chat può entrare. O su Telegram, no. Vai, su Telegram. Allora. Su Facebook pubblica un volantino fuori casa. Un volantino? Scriviti il link sulla front. Ma no, vedi forse non c'entra. Allora, te intanto intrattieni il pubblico. Beppi dice, no, veramente, picciotti, sono senza reggiseno. No, no, dite le ste cose. No, ma può a parte gli scherzi, può entrare o no? Io stavo... Beh, chi vuole entrare si faccia avanti. Casomai busta. Chiamiamo il gattone. Oh. Non arriva nessuno. Aspetta. Chi l'ha mandato? L'hai mandato a me di nuovo. Mi sono sbagliato. No. Anzi, no, era questo poi. Ecco, adesso l'ho mandato al gatto. No, ma bellissimo, invia la notifica e mi spunta gli Arno. Vabbè, posso entrare due volte. No, no. Ti proibisco. Ti proibisco. Ma il gatto... Oh, adesso ho perso la chat. Ma perché mi fai fare queste cose? Adesso ho perso perfino la chat. Adesso. Manda il link ad Alberto che vuole farci vedere il cappello nuovo. Dai. Ok. Allora, aspetta, Alberto... Ora mi rimandi il link a me. No, 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 non lo so. Alberto. Eccolo qua, Alberto. Mandiamo un messaggio. Ecco fa. Te ho mandato, Alberto. Se vuoi entrare. Devo togliersi la barba, invece ne ha messa un'altra ancora. Aspetta, come si sta? Ah, no, perché il tempo blu ci stiamo toccando a fondo? Ma perché? Veramente, picciotti, scusate, ma stavo per andare a dormire, sono in pigiama. Vabbè, no, capiamo che se hai... dai, fa entrare Jackie, così lo conosco, dai. Sì, allora facciamo entrare Jackie, giusto. Facciamo allora, il finale di intervista. Allora... Jacopo... Qua comunque tu invii, ma non arriva nessuno, Ora lo copio in chat. Li ho mandati su Facebook. Guarda che li ho mandati su Facebook. Se non avete capito dove li ho mandati, Alberto, dove mi manda? No, c'è il suo contatto su Facebook e io l'ho mandato. Se guardo dal telefono, arriva prima che se guardo da PC. Sto provando almeno due secondi. Mandamelo sul secondo profilo, dice Jackie. Voi state mettendo a dura prova Iarno. Allora, io sono su Facebook, perché hai più un profilo su Facebook o intendi la tua pagina Facebook, intendi? Allora te lo mando anche la pagina, io te l'ho messo il tuo profilo personale, adesso te lo mando anche la... Ok. Ecco, te l'ho mandato anche alla pagina.
ecco, quando invitiamo la gente non viene, ha paura, ha paura, ha paura. C'è grossa crisi. O non gli arriva il link per bene, o si stanno pettinando. Può essere che hai mandato il link all'ISIS. No. Beh, faccio un applauso di incoraggiamento. Dai, non abbiate paura. Abbiamo già mangiato, quindi non correte pericolo. Jackie sta arrivando. Ok. Anche Alberto deve arrivare, dai. Oh. Che anche lui nel suo canale fa gameplay che sono veramente carini. Mm-hmm. Giochi un poco iper retro, però per me che rigioco titoli dell'Ottocento tornano utili. Guarda. Ecco, così ritorno sulla se chat. Ma lì si mette un po' a pettinarsi. Il sommo Vannucci. Io direi il link a Vannucci ci sta. Sì, abbiamo citato tutta la puntata. Allora, Vannucci. Bada che sono riuscito pure a beccarvi ancora qua. Grande Leonardo. Sì, siamo in un attimo in pausa, stiamo invitando perché abbiamo fatto un sacco di domande al nostro amico. Abbiamo esaurito le minchie. Anzi, allora. A me è dispiaciuto dover rinviare l'intervista, però purtroppo. Abbiamo rinviato. Oramai è totalmente rincoglionito. Memorie del pesce rosso che c'ho. Allora, non ha... Guarda adesso ci mondo, se vuole entrare, non c'è nessun problema. Sì, dice, ecco piacere. Perché mi fischiano le orecchie. Comunque dai, un applauso pure a tutti gli altri della chat. Tutti, a tutti. Tutti quelli che sono in chat e che sono ancora vivi ancora adesso. Hai rinviato l'intervista? Sì, perché doveva essere la settimana scorsa, solo che io dovevo partire. Jarno non si ricorda perché ha 74 anni. Cacchio, è andato a cercare. Si ricorda. Io che ne ho 86 mi ricordo. Adesso mi è venuto in mente adesso che minchia Beppe ha scoperto ora ci sono le gifle di Vannucci su Telegram. Vabbè, è rimasto un po' indietro allora. Sì, perché odia un po' tutti questi social alternativi a YouTube. No, e in effetti ha ragione. Beh, però usati nel giusto modo. Doppietta Vannucci Jackie. Perfetto. Buonasera. Buonasera, donno Vannucci. Mi mancavano le live, era per giorni che non ne facevo, avevo bisogno. Mi sentivo senza live. Sono molto contento di avere qua sul mio canale Leonardo. Era la prima volta. Da quante volte ci vediamo? Hanno presentato le live dopo che ti sei iscritto tu su YouTube. Non ho capito, che? Hanno inventato le live dopo che ti sei iscritto tu su YouTube. Sì, io c'ho live vecchissime che non tiro neanche fuori perché se si vedono sono oscene. Ma come te c'è il re degli hangout, io sono il servo della gleba degli hangout. Però vabbè, dai, un ruolo ce l'ho. No, fai tutto. Poi, benissimo. Ma guarda, sono contento. Perché purtroppo ho fatto questo aspettando perché dovevo spiegare un po' a chi voleva partecipare domani di cosa parlavo, però mi dispiaceva, perché siete qui di trovarvi è stato bello, ho detto guarda,
trovo ancora. Ma hanno aspettato, ma hanno aspettato. Ma noi c'è stato qualche rinvio dell'intervista fra me e qua il suddetto Claudio Maiorino, nel senso che Vabbè, ti anch'io poi avrei saluto, siamo arrivati al dovuto suddetto. farla lunedì e poi dopo ho dovuto spostare casini vari. Vabbè, no, Ma è niente, normale. è Io così. infatti ero andato, fine live, ho parlato da solo, quindi sono sicca. Mi sono andato a prendere una birra, ho detto, sai che fa? Mi piglio una birra e mi vado a vedere Jarno e Claudio cosa hanno fatto. Clicco e vedo dal vivo, ho detto, cazzo, non mi sa aggiornare YouTube, che è? No, sono ancora lì. Hanno deciso di fare la circellata di 5 ore. Perché prima ho fatto le domande che avevo preparato per lui, no? Esatto. Giustamente, dopo abbiamo scelto qualche domanda in chat. Dopo cosa ho detto? Ricicliamo anche le domande che ho fatto per altri YouTuber. No, a parte che ci sono alcune domande che va bene per qualsiasi persona, e quindi non necessariamente era interessante vedere come rispondeva a lui in modo diverso, insomma. Quindi, però intanto, Leo, adesso che te sei qua, Qualche non ti stai domanda andando? pure tu. C'è un'interferenza, ti stai andando malissimo. Sullo sfondo sento una partita. Io ti vedo, vedo anche il simbolo di Jackie Isplayer, però non lo sento parlare, penso La che abbia telecamera qualcosa. vivo. Ah, Ah, ecco. non viva la telecamera? Sì? No? È No, non si morto? vedeva la Senti, o sei telecamera, più io scuro di vedo. Obama o non ti va. È perché, allora ragazzi, sto facendo rinascere il fisso, ma però non mi sta ancora rispondendo il fisso. Quindi andiamo bene. Beh, guarda, Diciamo che il fisso se fa il vuoi, posso fisso. dire che in questo periodo di congiuntura economica il variabile mi sembra la soluzione migliore, perché con i flussi che calano, il Comunque, fisso è una è vero, figata. Vannocce d'Artagnan. Ma sì, ma... Vabbè, È questa... vero, è vero. Io chi posso Non so essere? nemmeno se arriverò a Horus? domenica con i capelli. Domenica con... Non so se arriverò. No, perché può darsi che me li faccia prima. Però col cappello, quello sicuro. Due Che anche. bello si è. Due. Uno lo devo, non me lo posso mettere prima, se no non mi fanno nemmeno arrivare a fine. È Vabbè, così non mi ci fanno assurdo. arrivare, ma mi portano subito a Sollicciano. Sì, abbastanza, abbastanza. Ti volevo Uno, chiedere, due. ma te che domanda faresti qua, Claudio Maiorino? Vuoi infierire pure tu? Eh sì, No, giustamente. allora intanto approfitto per fare complimenti a tutte e due, perché ancor più che YouTuber siete due persone che apprezzo tantissimo per il carattere, per le cose Grazie, che fate, per come vi ponete. Claudio, me ne sono innamorato subito, non diciamo, in maniera adamitica, nel senso grazie. Sì, che è un è nostro amore platonica. platonico, No, anche perché io già sto con decisamente. Ottavio, quindi non lo posso Ecco, tradire. appunto. No, ma poi ti immagini se cominciano le tresche nella chat di Comunque, in Leo, che maniera sarebbe da un casino. mitica suonava anche un po' È vero, sì, appunto, non, ho detto male. non in maniera da mitica, Ah, scusa, scusa. no, non, Non. no, Jarno con le no, cotolette ha bevuto 1 litro di Marsala. e noi ci siamo conosciuti il giorno infausto dopo la strage di Parigi dei terroristi, perché io ho deciso di fare questa improvvisata per ragionarne un po' così, ma non per dare valutazioni e opinioni, perché non ne possiamo dare, ma per così condividere questa situazione un po' con altri. E lui fu uno dei due che entrò, e fu una piacevole scoperta. Da lì poi abbiamo approfondito un po', quindi mi piacerebbe sapere che cosa vuol fare da grande, questo sì, che è la domanda più stupida del mondo, però come mi sento un bambino optativo. E siccome vedo potenzialità in questo ragazzo, vorrei che esprimesse la sua capacità, diciamo, in una situazione abbastanza comprensibile. Cosa vuoi fare da grande? Io poi già ti conoscevo attraverso il video dei cookie che Vediamo se avevi funziona. realizzato su YouTube. È vero, già me l'hai detto Sorprendente, che mi Jack. avevi trovato col video sui cookie. Sì. Ti vede La risposta Jackie non mi Claudio risponde. allora?
Risposta è Cosa Claudio? voglio fare da grande? Sì, la domanda era quella. Io vorrei fare il politico, però non lo Anche so. Più che altro per il vitalizio. di questo possiamo parlare, Oh, Madonna, non mi funziona. Boh, è il computer che non funziona il video. Come chi non è ti che va il video. faccio? Oh, sì, Eccolo, è riapparso. no, Sì. Per ma funziona sì o no? Perché non sto capendo un niente. secondo è riapparso. Sì, vedi, Eccoti. appare e Eccoti, scompare. com'è? Appare e scompare. Eccolo, vabbè, sono Allora, riscomparso. vedi, è no, entro il computer portatile, ma che forse è più potente del fisso. Il fisso, lasciamo stare il fisso, va, che fa cacare. Jackie, Boh, farai arrivo. una live anche domani, vero? Sì, Non ho capito, te lo dici dico che tra me? poco. Te lo dico tra poco. Collego il portatile e arrivo subito. Dammi un secondo. Prego, 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 Collego il fate come a casa portatile. vostra. È caduto Jake. No, vabbè, Ci sì, vorrà. c'è dei problemi tecnici, dei problemi tecnici. Si è visto solo No, è l'armadio per un proprio secondo. il fisso che è il problema. Non è il tecnico, è più il fisso che non funziona bene. Ah, ho capito, è in risposta all'annuncio di Il Vannucci che vendeva il suo computer, ho capito. mio. Ma Il mio. questo computer ha 15 anni, vecchissimo, non so perché funziona ancora. Niente, da storico. Ma adesso, Storico, sporco. Claudio, fai te una domanda a Leonardo. Eh Una sì, eh domanda a Leonardo, vediamo. Ah, sì. Eh sì, eh. ecco, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Perché hai smesso di fare il libraio? Bella, bella. Allora, intanto ti rispondo con la più stupida delle risposte, cioè che quel tipo di lavoro è uno dai quali non si esce mai. Quindi non potrò mai dire di aver smesso di fare il libraio, anche se non lo faccio fisicamente, come vedi, qualche scorciatoia la trovo piuttosto online, ma la trovo. Ho smesso per tante ragioni, perché credo nella motivazione come motore principale per fare qualcosa e per tante ragioni aziendali, interni, di cambiamenti miei e di cambiamenti dell'azienda per la quale lavoravo, è stato bene che io provassi a fare qualcos'altro. Dopo un po' io mi sento in gabbia, ho bisogno di provare nuove esperienze, era secondo me arrivato il momento di farlo. Oddio, dal punto di vista mentale, sì, dal punto di vista economico, rinunciare a un contratto a tempo indeterminato 4 anni fa, quando eravamo nel pieno della crisi, è stata una pazzia, se vogliamo, però era il momento giusto. Però i libri rimasti, come quando ho capito che non avrei più potuto fare il musicista di professione. La musica rimane, i libri rimangono, le esperienze rimangono, il lavoro no. Diciamo che forse non lo vedevi più come una strada che poteva portare sviluppo. Eccomi qua, boh. Da un lato non portava più sviluppi, da un lato ho fatto una scelta un pochino di tornare un po' più a casa, perché io sono sempre stato veramente fuori tantissimo e stavo vedendo crescere le bimbe senza vederle veramente, quindi E allora è una stata anche una bella scelta di studente, famiglia. tanto. Tanto penso Lascio che parlare un mi attimo, intanto mi sentite. vado ad abbeverare un po', intanto torno, Tanto eh. buonasera a tutti. Ok. Ciao Jackie, piacere. Ciao Jackie, Piacere. adesso Ciao. ti vediamo. Perché io sto usando il telefono, mi segue il computer portatile che si accende, anche qua c'è una vita avanzata. Sto facendo lavori tecnici, stacco qua con la lavori tecnici. È un Vediamo casino. in ciuffo visione. Sì, c'è un ciuffo diverso dal solito. Sì, perché devo farmi ancora la doccia. Don Malicious in arrivo. Dov'è mia telecamera? Non vedo una biata, minchia, però. Claudio, per pettinarci, Ciao per Claudio. pettinarti una vita. Sì, Ma te l'ho detto che ci vuole una vita per me. A pettinarmi, l'ho detto. sono scomparso io, non mi trovo più. Non ci sono più. Jake, Ah, mi eccomi. sa bene lanzare. Sì, Allora, un andiamo a po'. fare una domanda che posso fare un po' a tutti. Ovviamente saluto Claudio, ovviamente saluto tutti quelli che sono ancora in chat qua.
e ci stanno ascoltando. John è arrivato pure. E volevo chiedervi come trovate le idee per fare format nuovi, idee per i vostri video, eccetera. Vi vengono facilmente, ci dovete ragionare un po', vi vengono subito, immediatamente, così, senza pensarci troppo? No, io ci penso, perché posso dire se è una cazzata o una minchiata o la verità o la bella cosa. Ok. Sì. Beh, non mi aspettavo una risposta diversa da te. Le faccio la cazzo di cane. No, non hai capito niente. Mi hai fatto una risposta riassuntiva del tuo pensiero, come pensavo tu rispondessi. No, non ho detto quello che pensi te. Perfetto, molto. Beh, non mi permetterei mai, ma scherzi. Andiamo veramente bene. Allora, Claudio, te? Aspetta, Claudio, che poi c'è Claudio 2, Claudio Malicious. Malicious. Io in questo periodo il format, guarda, sono proprio la parola, proprio il periodo sono sbagliato, perché... Ma adesso noi dobbiamo pensare al raduno del 20 marzo a Firenze. Ormai ci abbiamo già pensato, abbiamo già fatto, bisogna solo che arrivi domenica, che faccia bello. sì, speriamo che faccia bello, davvero. Ma le previsioni sono di parzialmente nuvoloso, insomma, giornata classica primaverile, quindi speriamo che non butti troppo acqua. Già domani, se no ci rovina tutto lo spettacolo della webcam della piazza. Ah, c'era anche Redazione Montaigne, scusate perché in chat non ho visto. Saluto Redazione Montaigne. Juan. Che fa? No, dicevo... tu per tube insieme a Vannucci. Grazie. Vabbè, intanto faccio gli auguri a Jackie per l'intervento, che va tutto veramente bene. Sì, quella è la cosa più importante. Jackie. Peccato che non ci sono al raduno. Vabbè, dai, ci sei, però. Ma insomma, la salute è la cosa più importante. Magari combiniamo, andiamo magari a Torino. Ci sono altre occasioni. Mm-hmm. Andiamo magari a Torino Combi, siamo tutti comodi, siamo vicini, dai. Mm-hmm. Va bene. Stavo dicendo del format, no, appunto, sì. E io quando, appunto, a parte questo che è il momento di difficoltà, proprio per quel motivo lì, perché io sto vagliando alcune nuove cose da fare sul canale e quindi l'indecisione c'è. Io li penso un po', cioè, sono cose che porterò e che ho già pensato, però li penso un po' in base a quelle che sono le mie capacità, le mie conoscenze e le mie possibilità di farli, no? Visto che io non sono capace, per esempio come te, di fare tutta una serie di cose carine, divertenti, creative, eccetera eccetera, io ovviamente ho un'altra impostazione, io ho un altro modo di fare, e quindi mi preoccupo, per esempio, mi piace la musica, i videogame, i libri, tante cose, per cui giustamente le penso in base a quella che è la mia conoscenza e quella che è la mia ispirazione, perché poi comunque fare le cose così tanto per farle, no. Come vedi, è un mese e più che sono fermo, proprio perché non voglio fare quelle cose così tanto perché devo, o perché le faccio così tanto perché devo fare qualcosa. No, piuttosto mi prendo il tempo e pace. Io non ho bisogno di star lì a, come dire, no? Fare tutti i giorni un video o doverlo avere quest'ansia perché... No, ma non è obbligatorio, non è scritto da nessuna parte. No, infatti, no, ma dico, nel senso che io, non avendo questo tipo di preoccupazione, ecco, mi preoccupo di quando faccio qualche video o qualche, appunto, tipo di rubrica nuova, qualcosa di nuovo, di farlo nel momento in cui ho l'ispirazione, in cui riesco a fare le cose bene. Ciao Claudione! Ciao Leo, guarda, stasera non ce la facevo a seguire due live perché avevo il telefono da una parte, infatti ho fatto un esperimento che l'ho scritto prima nella chat qui, no? Provavo a guardare un pezzo di live tua prima, ho notato che oggi era di presentazione. No, capito, però quello che ho scritto è che se tu ho notato che tu la guardavo da smartphone, mi dà un secondo e mezzo prima che PC, pazzesco. Minchia, sì, il telefono è lo smartphone, è un wifi e il PC è il cavo.
Strano, okay, in teoria, se sarebbe da cavo dovrebbe essere meglio. Però. Allora, sì, infatti. La cosa bella è che siamo qua almeno in quattro, non so se Jackie viene, ma almeno... No, in quattro no, almeno tre di noi, è l'ultima volta che ci vediamo soltanto con il video per prima di domenica. Obiettivo, io sono in sala, beh, no, sala no, parto. No, no, beh, no, aspetta, no, non aspetta, è vero, non è vero, perché c'è ancora... Notte imbecille, notte imbecille. Ah, è vero. C'è il gran finale che lì si notte imbecille di venerdì. Sai come diceva oggi Vasco, che l'ho sentito in live, era intervistato in diretta a Virgin Radio, peccato che era a lavorare se non andava a Milano. Era avvergere, cioè, come diceva lui, spacco il culo ai passeri. Spaccheremo il culo ai passeri. Venerdì sera, fidati, che è proprio la puntata, quella che io aspetto dalla vita. Vita. Uno spirito punk come il mio, sì. Volevo ripetere la domanda, perché probabilmente non avrà sentito Leonardo, perché era uscito, che ho fatto anche loro. Ossia, come trovi le idee per creare i tuoi video, i tuoi format? Le idee ti vengono in mente così sul momento? Ci ragioni molto? Tipo una cosa come la nube di Satollo, magari è più improvvisata? O... Sì, assolutamente. Assolutamente. Sì, fai conto che quello è facile di riconoscere, le cazzate sono improvvisate, tipo anche il video più veloce di YouTube, che poi ho scoperto che non era più veloce, ma seppur breve, in 7 secondi voleva dare il messaggio che non sempre si deve fare un video se non c'è niente da dire. E no, gli altri, i primi due format li ho proprio pensati, cioè Indigenza, che poi alla fine è un contenitore, i due assi portanti sono Indigenza e TuperTube. Indigenza è quello montato, per capirsi, quello di intervista. Indigenza l'ho voluto fare proprio con quel titolo lì, anche sapendo che poi dentro ci avevo messo tutto, perché stiamo passando un periodo di indigenza più dell'anima che economica, secondo me, un periodo dei grandi egoismi, quindi volevo tirare fuori tutta una serie di problematiche di questo tipo. A TuperTube perché volevo fare quello che avevo sempre voluto fare con i video, cioè incontrare persone interessanti su argomenti che mi erano di interesse, per imparare, ascoltare e chiedere. Poi da lì sono nati Libri Aperti, perché appunto la mia necessità di proseguire il lavoro di libraio senza il peso di essere in libreria, quindi la parte più bella del libraio, per capirci. Mm-hmm. E il resto, i vlog, vabbè, i vlog sono vari ed eventuali, ma in realtà per quanto riguarda il soggetto nasce sempre dal lavoro quotidiano che faccio, perché bene o male, trattando vari argomenti, mi arrivano notizie da tutto il mondo costantemente, quindi seleziono quelle che potrebbero essere di spunto, e se trovo qualcuno che ha modo di parlarne, cerco di invitarlo, se no ne parlo io. Scusate se ridevo, Leo, perché stavo pensando la cosa, no? Cioè, quando cioè, voglio dire, cazzo, se tu fai un format che si chiama Libri Aperti, cioè, se era Libri Chiusi, è un casino, capito? Cioè, giustamente, sì, mi sembra giusto che siano aperti, perché se no di che cazzo stiamo parlando? Cioè, è dire... vero, è vero. Ah, no, ma in realtà il nome rispetto ad TuperTube e Indigenza, che sono secondo me un pochino più carini. Libri Aperti serve per spiegare che la seconda parte è sempre aperta a chi vuole entrare, come è già successo. Ti piglio per il culo, buhaiolo. Ma certo, non l'ho capito. Che tu pensi che la sia Anna, sia Grullo. No, comunque così, cioè, cerco di farmi prendere da quello. Quando trovo qualcosa in rete che mi verrebbe di dire, caspita, ne devo parlare con qualcuno, allora progetto di... non preparo molto cose scritte, questo sì, abbraccio anche nel montato, perché sì, non mi piace. Sì, ricerchi la spontaneità. Dicevo che adesso comunque sul canale Telegram del Rock li metterò anche i libri, letture, ma Lesce, tu sei un grande sia su Telegram sia su YouTube, lo dirò sempre dappertutto, però nella vita reale sono alto un metro e un cazzo, quindi almeno non c'entra niente. Ma perché ti vuoi sentire da solo? Siccome c'ho tanti haters che mi vogliono veramente bene, le battute me le faccio da solo, così gli evito questo, capisci? Gli levi il piacere, ragazzi, un applauso. Bravo, perché io faccio capire che sogno più avanti. Ecco, li aspetto.
E quando scrivi qualcosa tu il fumo fa male. Il fumo fa male, attenzione. Aspetta. Occhio che venerdì è la serata punk, occhio che ce n'è per tutti. Ah beh, lì siete sul canale di Passore, ecco, però sul mio canale fai il bravo. Sul mio canale, attenzione, lui non dovrebbe fumare. Cercare di tirare meno. Oppure fare come me che è elettronica. Vabbè. E si vede dalla luce verde, perché non è credibile. No, comunque adesso volevo chiedere a Claudio Maiorino, perché oggi è, insomma, adesso voi siete entrati, però... È sul giorno, è il suo giorno. Voi siete entrati quando contate un cazzo e conta lui. No, che ragionamento, che ragionamento. Ma ti scherzo, Iarlo. Ma anche oggi, giustamente, intervista live a Claudio Maiorino, poi... Cava. Ci si vuole... E friends. Non fare così, Cava. Diciamo, ah, ho chiesto io di farli entrare. Vabbè. Comunque volevo dire a Claudio. Forse così domani il canale lo chiudono, voilà, finito. No. Vi picchio tutti dopo. Non l'ho fatto io non ho fatto niente. Quello è mezzo che mangia. Allora, Claudio, devi rispondere alla mia domanda. Lo diamo a Beppe che si va cool, che si levantò mezzo finalmente. Eh? Grande, lo salutiamo. Ah, qui parlano arabo, minghe. Parlano un dialetto. No, io volevo sapere, Claudio Maiorino, secondo lui, quali sono le caratteristiche migliori degli altri youtuber che sono qua in linea? Ossia di Malicious Cat, di Jackie's Player e di Leonardo Vannucci. Mi mette in difficoltà perché di Jackie non lo so. Ecco meglio. Improvvisa. Allora, di Malicious i capelli. E che hai fatto? Bravo. Di Jackie il ciuffo. Ma non stavo sentire il ciuffo. E di D'Artagnan ovviamente il baffo. Ma sì, ragazzi, domani mi devo tagliare i capelli, non c'ho più sto ciuffi di merda, dai, basta. Ma vuoi scozzare? Guarda lì, io c'ho un maglione di... Avevo fatto per risparmiare sul gas, è stato l'inverno più caldo dell'anno, della storia, quindi non è servito a niente. È di Jarno il cappellino. Il cappelloni, c'era più di un pallino, il cappellino, c'erano tantissimi. Sì, no, non era migliaia. Comunque, come vedi, è tutta la serata e mi vuoi cogliere in fallo, ma alla fine finisce. No, io non ti voglio, cioè, non è che faccio delle domande apposta per farti cadere, no. A parte imita un animale, diciamo. Imita un animale, sì, ma insomma. No, ci devi lavorare sulla pecora. Vabbè, la lascio fare a qualcuno. Facciamo una domanda. Lo facciamo noi venerdì sera, che la pecora è nel bosco. La pecora nel bosco. Jackie, posso prova fare te? Una domanda a Jarno, ti posso fare una domanda? Certo. Gli ospiti, li hai trovati nel Dixan? Oppure sei obbligato? Li ha vinti nell'uovo di Pasqua, quello che gli hanno regalato adesso. Questa la può capire forse solo Claudio. Claudio ha delle motivazioni. Ma dove l'hai trovati? Nel Tide? Jackie, che cazzo fai? Stai facendo un macello. C'è il tuo microfono che sta chiedendo... Chiede sta morendo in diretta. Pietà. Ora, dai, coraggio. Sì. È giorni che cercano che muore in diretta. Dai, facciamo le più. No, aspetta che stanno salutando. Salutiamo. Aspetta che c'è la gente che saluta in chat. C'è la gente che saluta in chat, quindi notte a Ottavio, notte a Beppi Florio. Vabbè. Oggi su Facebook... Sto leggendo notte Vannucci, ma non è che... Oggi su Facebook mi hanno mandato un video di... Non so se è su Facebook, dove cazzo, non mi ricordo più, guardo 100.000 social di merda. Comunque, vabbè, alla fine della fiera mi ha mandato sto cazzo di video dove c'era praticamente la partita, adesso non so più se era Lazio-Atalanta, che cazzo era, c'era un pezzo di Lazio-Atalanta...
commentata, cioè sulla televisione spagnola o non lo so, metti che fosse in lingua spagnola comunque, no? Uh-huh. Morale della favola che c'era scritto praticamente la partita, a parte la partita, mentre la partita Lazio-Atalanta faceva cagare, c'era chi vomitava in diretta, cioè la partita faceva cagare tanto che il commentatore ha vomitato in diretta, cioè praticamente senti nell'audio che questo qua c'era qualcuno sotto l'audio con la partita dalla televisione, trasmessa dalla televisione, che sentivi proprio ma per un minuto, cioè pazzesco, perché ho detto, ma come cazzo è che, cioè, noi in Italia, vabbè che abbiamo già dei commentatori che fanno pena, ma quello lì vomitava in diretta. Cioè... Dai, che pazzesco. Lo giuro, pazzesco. Ah, Claudio, stai bene col cappello da pirata? È la barba. Scusa, Svido, hai salutato Ottavio il lupo blu? Blu, eh? Che blu, ha detto, no, che notte, io resto. Eh? Salutavo. Ah, e allora chi salutava? Allora, lui che salutava. Salutavamo. Abbiamo salutato tutti, Beppi, eri solo tu che era 2 ore che lo so. No, ma perché se lui scrive notte, infatti è già quattro, ma è già 4 ore che sta dormendo. Non avevo capito se con notte salutava gli altri. L'hai veramente in ritardo. Comunque Leonardo fa impressione. Com'era Leonardo? Scusi, c'è un'interferenza, scusi. Gulassori. Non ti sento veramente bene, c'è un'interferenza. Vi offro da bere a tutti. Ecco, no, è venuto. Occhio, che la prossima GIF già vedo il Vannucci col ditino in bocca. È pericoloso. Caro comandante. Se te parli sopra mentre l'acqua scende, io lo devi far sentire tutto. Che fa lo stappa, esce l'acqua. Vabbè. Lo stappa, dai, esce ce lo rifà, ce lo rifà, ce lo rifà adesso. No, ma comunque, guarda, carpe diem. Non me ne ero accorto, non me ne sono accorto ora che sono qui, quindi lo faccio in diretta perché è strano. Io incredibilmente compio un anno il mio canale, perché un anno fa avevo pubblicato un prequel di Indigenza, poi in realtà ho cominciato 2 mesi dopo, in realtà, quindi a 10 mesi effettivi, ma il primo video che era l'idea di partire con un canale, il prequel, è di un anno fa. Quindi mi faccio la guida. Domani e invece domani è il compleanno del mio bimbo, più piccolo. Che quanti ne fa? 2. Ma che bellezza! Che bello! Il più piccolo, sì. Sono fino a 3 o 2. Ma siccome che te mi hai segato da tutti i social, no, io ce l'ho 3. Siccome mi hai segato da tutti i social, te lo devo che ti ho detto, metti sto cazzo di cose. E tu giustamente mi hai segato da tutti i social, che mi sembra giusto. Mi sembra giusto? Non Vannucci? No, sto scherzando. Vabbè, stai, ma reggi al gioco, ma fare come Svideo che se la prende. Allora, no, o come Jake. È plausibile. Siccome mi hai segato, quando... tu avresti visto che su Instagram avevo messo la foto con i bimbi. Quando segui 14 profili diversi, oltre il tuo, su 7 social diversi, io delle volte vedo la mia mamma sul social e faccio, ma lo sai che quella non sa che è la mia mamma? E la mia moglie mi fa, è la tua mamma? Ah, sì. Non è morta, in genere il proseguo, non è morta, dice, no, è babbo che è morta. Quindi mi segno, qui sotto ci ho segnato, mamma è viva. Cos'è Babbo, quello? Ma cos'è quello? Life is Strange! Ma dai! Ma non è la Play 4? Come puoi giocare se non è la Play 4? È mio quello. Allora, perché voi forse non vi ricordate che Marisius Cat, altrimenti detto Claudio, ha vinto il contest. E allora il gioco che ha... Non me lo ricordavo neanche io, per esempio. Te lo giuro, me l'ho dimenticato. No, ma io infatti ho detto, ma allora che gioco vuoi? Allora ho detto, ma te lo dico più tardi, ma hai scritto qualcosa del genere, te lo dico più avanti. Perché devi decidere. E allora io te lo porterò domenica,
Eh? Ma comunque sei un cazzone, posso dirtelo qua in diretta. Così tutti sanno che Svideo c'ha la micchia nerboruta, però a parte quello, volevo dire che sei un cazzone. Non me l'aspettavo, perché ti avevo detto, non prenderlo, no, non prenderlo. Siamo amici, cioè adesso, non, adesso lascio. Comunque vabbè, lui vabbè. Ha vinto il contest e quindi il gioco lo doveva ricevere e quindi... E che contest era? Che stranamente io a me non mi avete nessuna notizia. È quello che tu hai votato 700.000 persone che non si sa che cazzo hai combinato. Gisvideo ti ha detto che cazzo fai e tu... Io cosa? Ma era nel periodo perché tu hai cambiato i... Ah, ciao, ho fatto una minchiata e ovviamente è andato. Era quello del video migliore, no? Cos'era? Già? Cioè, chi vinceva un premio, e questo non lo sapevo. Ma al solito si fa un contest e vince un premio. Io ne conosco uno solo che fa i contest e poi non dai premio, ma comunque. so anche già il nome. Certo che lo sai. Stranamente, però ragazzi, stranamente a me i premi che fa lui mi sono sempre arrivati, stranamente, quindi o perché sono io sono qui. No, è bello questo qua perché l'edizione è limitata, no? No, ma pure hai preso quella, ma che no. Scusa, non è possibile. Ma sì, ma perché un contest però diventa quasi un regalo, no? Quindi allora... di compleanno. Peraltro, guarda, è un bellissimo gioco, veramente bello, bello. È un gioco tipo di quelli che piace a te sicuro, Claudio. No, ma io lo conosco bene, ma io gliel'ho detto a lui, non lo seguo da Svideo, lui lo sa, che non lo seguo da lui, per quel motivo lì, perché io avevo intenzione di giocare. Lo so. No, ma dicevo a Leo. E quindi no, lo conosco come gioco, certo, da un po' che lo addocchio, però ho detto, ma nel frattempo, visto che avevo vinto qualcosa, ho detto, ma la cazzo è vero, io avrei vinto in realtà un gioco, ho detto, allora... Comunque l'ho preso anche per me per PC, perché la Limited Edition non ce l'avevo, qua c'è la colonna sonora, c'è tante altre cose, no, e allora così visto, bello, l'ho preso per me, e invece questo qua è per il premio detto contest, che ti porterò domenica. Grande, mitico. Grande, ma, cioè, no, una domanda, ma se lo vincevo io, come facevi a portarmelo? Sono una domanda seria. No, allora, adesso ti me lo dava a me. C'era la possibilità via Steam, dato che però lui, io quando l'ho chiamato, ha detto che lui avrebbe preferito un gioco per PS4. Anch'io, per Xbox One dicevo io, infatti. Lo stesso. No, io te l'ho detto, non l'hai vinto, il premio, quindi quando lo vincerai si porrà il problema, però non l'hai vinto. Jackie è uno che ti mette a dura prova la tua pazienza. No, ma di solito per riuscire a ricevere i premi bisogna almeno partecipare. Hai ragione. Io consiglio a tutti di farvi amico Jackie, perché se volete un treno in autogeno, ragazzi, buon consiglio, bro. Altro che yoga, cazzi e mazzi, quello ti evolve, proprio ti fa salire di livello, bro. Super Saiyan subito, cazzo. Io di più, sto a partecipare all'intervista. Niente. Un premio per l'intervista? No, ma già averti fatto la mia intervista penso sia un premio bellissimo. Primo, secondo, da quando ho visto iniziare, prima ho detto non ce la faccio a seguire, vado dopo. Quando ho finito ho visto sono calati 15-20 iscritti al canale, Jarno, insomma, ho detto qualche premio, no? Si sono iscritti tutti a Famigei piuttosto che guardare te sul canale di Jarno. Oh, è stato bravissimo. Guarda che Ottavio ti sta facendo il culo, bella gente, ma un po' di interattività con la chat. Sì, vediamo un po'. Ah, hai ragione. Però cioè, nella chat non scrivete un cazzo. Mi perdo. Bravo, giustamente fate degli argomenti. Giustamente Patagaio dice dovremmo fare delle domande, fatele, porca di quello. Appunto. Porca di quelle! Le seguo io, diciamo, parlate bene sul mio canale. Porca di quella! Porca di quella!
quella che... Cosa ha detto? No, niente, ma no. Chi è Malacius? Chi è che cazzo è Malacius? Redazione Montaigne, dovremmo fare delle domande. È una domanda, dovremmo fare delle domande? No, perché non è il punto interrogativo. Quindi è affermazione. Era un'affermazione. Dovremmo fare delle domande. Infatti, rispondeva a Ottavio, che dice appunto un po' di interattività con la chat. Ho capito, però nella chat non c'è chiazzo. Allora, qua abbiamo dei valentissimi youtubers, quindi basta fare le domande. Ah, c'è Bryce Bellesi, che salutiamo. Valentissimi youtuber. Perché? Sì, allora, che domande potete fare qua? Ci abbiamo il gattone, Ancora questo gattone ha rotto il cazzo. È rotto il Kaiser. Avete rotto il cazzo il gatto, il gattone. Ma de che ho? Cioè, proprio... Come mi chiamo, Jackie? Malachus Cat. Ciao. Sì, vabbè, ciao. C'è veramente grossa griglia. Ma poi io l'inglese, già tanto che so dire il mio nome d'inglese, vaffanvero. E che cacchio. In italiano sì, spero. Allora. La redazione Montaigne chiede. Ah, è quella di redazione Montaigne? È quella di Juan, è bellissima la domanda. Oh, Gianno, ma invita anche Robby, il passo del web, se c'è. Dov'è? No, già dorme. Già dorme. Dai, qualcuno legga la domanda. Domanda, le live aiutano a vivere o la vita è una live lunghissima? La seconda che hai detto. Sì. Adesso me lo scrivo. La risposta è rapida e indolore. No, la risposta è la vita è una lunghissima live e purtroppo però io laggo e quindi ecco anch'io la mia connessione. No, la risposta è dentro di te e però sì. È sbagliata. Vabbè, così. Mamma mia. Un'altra domanda è: non si riesce a seguire il discorso, raga, parlate di troppe cose. Ah sì? La domanda, prima mi dicevo per le scatole di fare le domande, di rispondere le domande, poi ci dici tante cazzate, e cosa volete di più? Stiamo zitti, muti? L'altro giorno mi sono scaricato, ragazzi, cosa dovete fare? Mi sono scaricato un programmino del cazzo che c'è sull'App Store che ti storpia le voci, no? Ti fa la voce da robot, la voce da scoiattolo, che bello! Sì, ora... aspetta che l'ho registrato sul telefono, poi te lo faccio sentire. Ma hai visto che è uscita un'applicazione che con la tua faccia ti sbucano le cose, non so, la scimmia, la tigre... Sbuca la scimmia! Io ho paura, da dove sbuca la scimmia? Attenzione! Che mi sbuca la scimmia anche, no, visto che ho smesso da... No, la per favore, se mi ritorno la scimmia mi incazzo! Le sigarette, pazienza, ma quello no, C'è molta crisi, c'è tanta crisi. C'è grossa crisi. Conoscevo quella che spuntano i draghi, gli orsetti del cuore. Ma no, però la tua faccia diventa una scimmia, la tua faccia diventa scimmia. Vabbè, poi ti mando le screenshot e vedi. Ma no, veramente, ragazzi, poi mi piace delle foto, poi me le mando su Facebook, che cacchio ne so, poi vedi. Sai però, Jackie, quando te sei entrato, volevi dire qualcosa, giusto? No, me lo devi che se avete voglia di seguirmi quei 15 minuti della mia live di domani sera. Boh. Se volete. Che ora la fai? 9.45. La cosa brutta è che la faccio a casa della mia ragazza, quindi se sentite una bestemmia o un urlo è perché sono... è mio cognato o lei che rompe le palle a me, che dice, che stai facendo? Faccio, ma cosa fai? Allora non farla lì, scusa. E dove la faccio? Ma ce l'hai in casa o vieni per strada, scusa? Sì, ma quello ho capito. Che cazzo? Falla col cellulare. Ma infatti, la farò col cellulare. Che sta scritto, lasciate i bimbi. Sì, che vengano... Che? Sì, sono evangelico stasera, lasciate che bimbi mi chiamano. Infatti io la farò qua, ma non su Hangout, su un'applicazione che si chiama Live on YouTuber,
Così almeno non entra nessuno e parlo come se fosse un video normale, ma loro lo faccio sia live e poi dopo va pubblicato come video normale. Quindi chi non c'è domani a quell'ora non importa, lo so, può rivedere poi quando vuole. Eh Tanto sì. dico solo qualcosa che i dottori mi hanno detto: per ora potrei stare fermo a non toccare un aggeggio come il telefono così, una settimana, però non si sa se può essere di più o di meno, quindi io so che minimo una settimana, massimo non lo so. Quindi solo Sì, quello posso dire. t'hanno consigliato di non stare attaccato a parecchiature elettroniche, insomma, Sì. dove devi guardare, dove forzeresti la vista, dove forzeresti. Bravo, bravo. Posso soltanto leggere i fumetti o leggere un libro. Quelle cose che a me non mi piace, però se devo per No, e forza. fai male, i libri vogliono letti, cosa? Ma io voglio leggere, Abbiamo detto no, libri aperti. Libri aperti, libri aperti, prova a aprirli, non sederti Ma sopra. figlio, ma l'avete branca manetta. figlio, ma dove eri a quell'evento con Zaccherone 3? Dove eravate? Non l'avevo Al video capito. show a Milano, Milano, torni Al scorso a Milano. Cartomix? Mica, Cartomix? e nessuno mi ha Allora. invitato e mi ha avvertito. Venivo anch'io forse. Allora, in realtà è stato così. È partito tutto da Zaccheroni 3 che Ecco, ha mandato il link un po' veramente a tutti, però sì, ho già detto. Cioè, non hanno. forse, no, forse perché c'è il mio canale nuovo e non lo conosce ancora, quindi me l'ha mandato su un Sì, vecchio perché profilo. secondo me lui aveva mandato, però le prime volte l'ha mandato molto tempo fa, poi dopo, sai, magari. Aspetta, c'è una domanda interessante. Qual è l'insulto più strano che avete ricevuto tra i commenti? Ce ne fai delle domande. Più Su YouTube, strano. per ora, sul mio canale che è appena aperto, zero. Strano, quindi, perché l'ho appena aperto, quindi zero. Se mi arrivano gli Aspetta insulti, che ve lo dico. provvedo. No, il fatto, allora, se fosse un insulto strano, a volte per fare scrivere qualcosa di strano ci vuole anche, denoterebbe una certa intelligenza. Invece di solito gli insulti sono più fatti da gente che non è... non denota Hai particolarmente ragione. intelligenza. Hai ragione. No, infatti. Cioè, Quindi grande. io ho fatto recentemente un insulto su YouTube, spero carino. C'è stato un po' di scazzo con Daily Mello, è durato qualche settimana, cioè se, ogni giorno ognuno continua. A un certo punto ha detto che mi avrebbe illuminato, lui mi avrebbe illuminato su una cosa che secondo lui non so, e quindi può darsi, no? Per amor di Dio. Mi ha detto, quando torno da Milano ti illumino. E allora io gli ho risposto alla Livornese, ho detto sì, ok, illuminami da tifo, che è Che bella risposta. che è Ma vabbè, ti fuoco. Ottavio, Dai, sapere cosa ne non pensate avevo della televisione. capito. Ottavio però ha fatto una domanda bella, Ok, cosa ne sentiamo. pensate della Aspetta. televisione? Cosa ne pensate della televisione? Che Ah, ve una la giro a voi perché... Dai, dai. fregatura, una fregatura. Ma un fiume di Tornatemi. repliche, dobbiamo pagare pure il canone. Sì, infatti, con la tassa del gas pure adesso, non bastava sono andato a pagare normalmente, pure col gas. No, con la luce. Vabbè, è uguale. Sempre inculata, infatti, di qua Ma il problema è che purtroppo i programmi che vanno per la maggiore, che riempiono di più i palinsesti, non sono esattamente di gli solito delle stessi. cose trash, delle cose che non definisco. C'è qualcosa di fatto bene, però vuole rintracciato in canali, di solito nei canali più importanti, Claudio non si purtroppo. sente. Ha messo mute. Perché sta mute. Quindi sì, bisogna sempre rintracciare le cose, e magari in canali più piccoli, cose, però purtroppo è un problema, la TV ultimamente decade, Cade. decade. Cosa dici, Leo, Cioè, tu? per una generazione, la nostra è quasi morta. Noi siamo la generazione dell'on demand, siamo nella generazione dei videogiochi, perché ora io gioco molto meno, però i videogiochi di oggi che hanno una potenza cinematografica di intrattenimento e di trama, almeno quelli che piacciono a me, molto 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 profonda, sono un modo di vivere qualcosa di attivo e non di passivo, no? Quindi Giusto, non è giusto. un caso che in alcuni casi il videogioco ha
superato anche il cinema dal punto di vista dei numeri. E poi noi siamo del, appunto, abbiamo YouTube come fonte anche di intrattenimento e di cose serie, se vogliamo, si trova di tutto. Mm-hmm. E poi Netflix, chi ha Sky My Sky, quindi difficile che si guardi la televisione, piuttosto si guarda serie, film, un singolo programma. Mm-hmm. E mentre c'è, appunto, è per questo che i programmi nazionali popolari, come dicevi tu, di mainstream, si sono ancora più appiattiti su un certo tipo di pubblico, che è quello residuale della televisione, che sono la famosa casalinga di Voghera, poveraccia, la più nominata degli italiani, e programmi fintamente politici, perché poi sono solo un gran casino di urla uno dietro l'altro, che non portano mai a niente. No, sempre la stessa cosa. Sì. Le news e i giornali ormai le abbiamo più, cioè siamo più informati noi che siamo su internet di quelli che guardano la tele, perché se c'è un evento, soprattutto chi ha Twitter, se c'è un evento a Mosca fra un secondo lo sappiamo subito, magari la notizia alla tele arriva domani. Sì, infatti. Quindi secondo me è verissimo, verissimo. Do ragione. Ho sentito una cosa molto bella da uno youtuber in questi giorni, si chiama, ma lo conoscerete, alcuni di voi lo conosceranno, si chiama Mario Montemagno, che è molto bravo, lui curava anche una rubrica su Sky di TG che si chiamava Reporter Diffuso, non mi ricordo. E Montemagno l'altro giorno appunto faceva il paragone con la televisione, a un certo punto ha detto perché internet e YouTube non hanno paura della televisione, perché sono la televisione, è la televisione che non c'è più. Quindi è vero, sono convinto anch'io, sempre più sarà così. È la televisione che deve aver paura di YouTube. Appunto, sì sì. Se non di YouTube comunque è della rete, diciamo, in generale. Certo. Fai un soffrio strano, Claudio. È il tuo computer qua che è arrivato al solito. Che problema tecnico. Esco. È il microfono, Esco. Forse si surriscalda e poi uscire e rientrare con me. L'ho fatto io, che poi non ne capito niente, vero Bobby? Dettagli. Allora, c'è stato Internet guardando 2.0, ma non ci potrà mai essere una TV 2.0. Bryce Bellesi dice la TV in generale non la guardo, mi fa schifo. Bravo, continua così. No, poi sai, anche lì se si generalizza è sciocco, perché poi in televisione ha detto bene che l'anno prima ci sono delle cose belle, purtroppo ogni tanto quelle belle le danno dalle una in poi. Sì, o ha degli orari veramente terribili, oppure le devi cercare. Ora io non ho più neppure Sky, che prima avevo, però già quando avevo Sky, ce l'avevo da tanti anni, io non guardavo più la TV generalista, e essendo quasi sempre fuori per lavoro utilizzavo mai Sky, quindi in realtà quando arrivavo avevo scelto cosa volevo vedere, un documentario, un film, una serie, quindi ero già predisposto per l'on demand, che ora faccio con Netflix e YouTube. Sì, quindi le cose belle ci sono, vanno trovate. Ci sono sempre, bisogna solo trovarli. Sì, poi dipende dagli interessi che uno ha, ecco, però indubbiamente non sono coltivati più dalla televisione generazionalista, propone sempre la solita roba, diciamo, fiction, talk show, una reiterazione all'infinito, quello che 10, la massa, 11, 12, il reality vanno avanti, cioè, ma in America questo concetto non c'è proprio più, quando i miei sono andati a vivere, mia sorella e marito sono andati a vivere a Washington, loro da loro quando arrivi ti chiedono che pacchetto vuoi, no? E lì scegli on demand, poi nel pacchetto ti ci mettono magari uno o due canali locali che ti servono per vedere le notizie della città dove ti trovi, e poi ci sono CNN, Fox, per le informazioni, per il resto scegli tu cosa vuoi vedere, quindi prendi i pacchetti. Non esiste più la televisione, che l'antenna che attacchi e vedi la TV americana. No, non c'è più. Scegli cosa ne vuoi, loro non ce l'hanno più. Sì. Poi ci sono invece nazioni dove il servizio pubblico, mi riferisco all'Inghilterra, è ancora un signor servizio pubblico, perché i programmi della BBC, sia quelli di intrattenimento, perché fanno delle serie bellissime, anche stile diverso da quelle americane, sono piacevoli. E poi fanno documentari ancora meravigliosi, strepitosi. fanno inchieste non pelose, come diciamo noi, quindi quando fanno delle inchieste vanno giù duri e puri, non come da noi che non vogliono toccare interessi di quello, di quella. E quella è una signora TV di Stato, e allora sì, si vede proprio.
Domanda di Ottavio Lupo Blu. Allora, attore o attrice che più stimate? Allora, io parto io. piace molto Johnny Depp. Adesso un po' negli ultimi periodi, però a me è sempre piaciuto. Però forse negli ultimi film un pochino di meno, però come attore mi è sempre molto molto piaciuto. Dite voi? Come attore maschile, ovviamente. Voi, il vostro attore preferito? Io direi Andy Garcia. Mm-hmm. Poi io direi il Padrino. Tu, Leo? Io attore, allora, come attrice, io ho un mito che è la Nicole Kidman, perché la trovo una bellissima donna, raffinata, ma anche sensuale, e poi veramente capace di fare tutti i ruoli, e mi piace veramente tantissimo. Come attore mi piace da morire Edward Norton, sì, wow. Che ha sempre saputo scegliere una filmografia molto molto raffinata, e ha una capacità di trasformarsi anche lui incredibile. Basta pensare a Fight Club, ma anche a American History X, forse, dove è il film in cui si trasforma di più. American History X, capolavoro. Ma Svidio, ti è piaciuto tantissimo Deadpool? Deadpool l'ho trovato molto divertente. Anche a me mi è piaciuto tantissimo. C'è tanta gente che dice, ma non fa tanto ridere. Mi ha fatto tantissimo ridere. Allora, siamo sempre lì, il ridere, non ridere, è tutto relativo, insomma. Le spade, mamma mia, tanta roba. Comunque avete, non so se... Ho l'impressione che chi... No, avevo finito. Ho l'impressione che chi ha detto che Deadpool non fa ridere, sia chi non conosce il personaggio del fumetto. Sì, poi il personaggio è un personaggio unico nel suo genere, perché è uno spietatissimo che però ha anche un senso dell'humor incredibile. È un personaggio veramente fuori dalle righe, che nella storia della Marvel non è apparso da così tanto tempo, eppure si è imposto subito. Quindi in realtà lui non deve far proprio solo ridere, deve essere un mix tra violenza e umor nero, quindi è così. Vabbè, del resto hanno detto che era il supereroe per gli adulti. Allora, è superiore degli adulti perché, per il suo modo di parlare, secondo me... Non è che è un film comico, va. Ma allora, è veramente comico, secondo me... Vabbè, poi ci può essere la scena di violenza che è comica, ma è sempre un film, tra virgolette, d'azione, non è che... Allora... I dialoghi sono studiati in maniera che sia volutamente molto comico, ma una comicità che cioè, io non so come... Boh, sì, può non piacere il personaggio, se non ti piace il personaggio, però vabbè, è così. Ogni eroe è bello così, deve essere diverso dagli altri. Per esempio, io ho trovato simpatico anche Ant-Man, è diverso, è più particolare. Non necessariamente... Ne hai parlato molto meno. Sì, ma i film di supereroi non devono essere per forza tutti uguali. Sono degli anti-eroi questi qua, non sono dell'eroe classico. Cioè, i Guardiani della Galassia, perché è piaciuto tanto? È piaciuto perché quello lì si mette a cantare mentre dà la palazzà e fa le mosse. Cioè, a parte che è un film dinamico, spettacolare, ce l'ha tutte. Ecco, forse se parliamo tecnicamente di regia e tutto, Guardiani della Galassia ha fatto meglio per tanti versi, però se guardiamo come comicità ai livelli quasi demenziali, questo mi ricordava quasi Toxic Avenger della Troma in alcuni punti. Guardian of Galaxy ha fatto... Io partivo da punti di vista completamente diversi, mentre Deadpool lo amavo e quindi ero semmai più propenso a storcere un po' la bocca rispetto a un'eventuale interpretazione. I Guardiani della Galassia, perché quando io commerciavo fumetti e leggevo tutti i fumetti Marvel, i Guardiani della Galassia li odiavo, non mi piacevano, non mi entravano dentro, erano tra i pochi più... E il film invece...
mi ha fatto rivalutare il gruppo, nel senso che è stato piacevolissimo, l'hanno costruito molto bene, è il classico film di intrattenimento piacevole che hai voglia la sera, che ti vuoi rilassare, ti fa divertire. Poi bella idea della colonna sonora studiata in quella maniera, che tutte le tracce del brano. No. C'è Marco che prima ha fatto una domanda bellissima, forse agganciandosi a quello che si era detto dei videogiochi. Dice: esordisco con un interrogativo. I videogiochi a cui alludi tu necessitano di budget milionari? Non è triste, inoltre, che si lascia la cultura mainstream il compito di educare e di ispirare i giovani? Questa è una gran domanda. È una gran bella domanda. Io gli direi che sì, è vero, lasciare che sia il mainstream a istruire i giovani sarebbe terrificante. Quello che mi piacerebbe insegnare alle mie bambine è anche la capacità di fare unire all'istruzione canonica, fra virgolette, una forma di autoistruzione. Cioè, io mi sono sempre divertito a spulciare tra le cose che mi piacevano, anche se non facevano parte degli studi che affrontavo. Quindi mentre studiavo legge facevo studi di astrofisica perché mi interessavano, di chimica o di musica. E in quel modo lì ti tieni più aperto. Soprattutto l'autoistruzione, che non basta da sola, unita all'istruzione canonica, secondo me ti dà un potenziale background per affrontare le sfide della vita vera. Quindi sì, è dura affidarsi solo all'istruzione maestra. Boh, ragazzi, io vado a dormire, che domani è un altro giorno pesante. Ci sentiamo per un altro giorno. Dai. Ciao Jackie. Beh, ciao. Grazie di aver partecipato. Ok, grazie. Vi dico l'ultima volta, chi ha voglia domani alle 9:45 sul mio canale. Bella, ciao. Va bene. Ciao, a domani. Ciao. Ciao. Ragazzi, c'è l'accordo adesso? No. No, sempre metallico. Sempre Friggi. Sempre Friggi. Bryce Bellesi dice Bob Hoskins come suo attore. Allora, Black Mirror è una serie inglese, una delle più belle uscite ultimamente. Sai che non sono riuscito a vederlo, Black Mirror? C'era su Sky, ma non ho fatto. C'è su Netflix. Netflix, mese gratuito, te li spari tutte le serie e via. Però me l'han detto che è una serie molto bella, molto particolare. Molto intelligente. Poi le serie inglesi, secondo me, hanno sempre un loro fascino. Io ci trovo sempre qualcosa di particolare, non lo so, rispetto a tante cose che danno anche un po' una ventata di vita, no? Rispetto a quelle americane alle quali siamo abituati. Sì. Sono, sì. Sono un punto di vista diverso. Anche lo stesso Dottor Who, mille anni che c'è, sempre piacevolissimo. Sempre divertente. Primeval, mi ricordo Primeval. Molto bella anche quella. Mm-hmm. Sempre male. Black Mirror è... No, sempre... ok. A posto? Ok. A posto. Okay. Non ti si vede in compagnia. No, non è vero. Allora, ma per quanto riguarda i videogiochi mi piacciono tutti tranne quelli con i supereroi. Per il resto mi piacciono i giochi di guerra, d'avventura, di azione e sportivi come wrestling e Gran Turismo. Ok, ognuno ha i suoi gusti. Sì, ci mancherebbe. Video è sempre pacifista. Ma sì, perché? Ma non si può. Cioè, sì, ho letto e... Allora, a me non è piaciuto? Aspetta, cos'è che ho detto? Allora, Ant-Man è fighissimo, vedi che Yuan mi dà ragione, grande. Guardiani idem. Allora, Batman vs. Superman, i film sono solo curioso di sapere chi vince. Io non capisco il perché di questo film. Money. Vabbè, grazie. Ma scusa, sinceramente è quello. Cioè, lo scontro fra Batman e Superman è tanto che lo vogliono fare. Insomma. Allora, andavo. Domanda per Claudio. È vero che Joy Division erano fasci? Me lo disse un amico panchettoso. No, non ti devi fare entrare in inganno dal fatto che loro, vi faccio questa nozione se lo sapete o no, il nome della Joy Division, da cosa deriva Joy Division? La Joy Division era la divisione di donnette
che era di donne di facili costumi, ecco, diciamo così, che doveva soddisfare i vizi dei nazisti. E subito inizialmente, tra l'altro, loro non si chiamavano neanche Joy Division, avevano un altro nome ancora, che adesso non me lo ricordo bene, ragazzi, però comunque era un altro nome. Ma prima, ma tolto questo, non c'entra nulla con il fatto che appunto avevano questo nome. È proprio un discorso di scelta. Allora, siccome il cantante era epilettico ed si è suicidato perché era epilettico, il grande Young, e alla fine lui si è suicidato per quel motivo, per cui lui era un po' un modo per, non so come dire, per alleggerire questo peso. Adesso a spiegarvela un po' lunga, perché bisognerebbe parlare a lungo di Joy Division. Comunque no, assolutamente non ha nulla a che fare con i riferimenti nazisti, non aveva a che fare con il fascismo, erano per altri motivi, ecco, questo sì. Per fartela breve, insomma, non raccontare la storia della rava della fava. Tra l'altro i Joy Division sono una meraviglia della musica, della storia della musica. Assolutamente, precursori anche perché comunque ancora adesso tutte le ritmiche del basso, che era preponderante, si basano molto su quello. E tutti i gruppi che poi vennero dopo, tanto per dirti le voci dei Cure a tantissimi altri, si basarono appunto su questo giro di basso e su questo basso preponderante, che comunque era quello che caratterizzava quel tipo di genere di musica, sì, che quella, un po' punk, diciamo così. La genialità di Ian Curtis è stata raggiunta da pochi pochi altri. Ma se tu guardi, io l'altra sera per sbaglio mi sono rivisto, proprio perché hai visto che ho postato un po' di cose di Talking Heads sul canale, mi sono riguardato la cerimonia di quando loro sono entrati nel 2002 nella Hall of Fame, no? E tra l'altro hanno avuto dei problemi, perché in realtà se voi guardate e pensate che David Byrne, cioè tu pensi sempre che il frontman, quello che canta, sia il leader, no? Tu ipotizzi questo, no? Ma in realtà il vero motore erano marito e la moglie, che sono la bassista e il batterista, no? Sono sempre stati loro il motore di Talking Heads. E David Byrne, se tu lo guardi, sembra, se tu guardi certi video tipo Road to Nowhere, o ti guardi Burning Down the House, se vedi questi video qua, praticamente tu hai un'idea particolare di David Byrne, perché lo vedi tutto che fa il folle, che fa lo schizzetto così, no? E tu pensi che sia una scena, invece in realtà lui era sempre anche un po' proprio così, no? Ha un carattere che lo stava fermo. Se tu vai a vedere quella cerimonia lì, di quando loro entrano nella Rock and Roll Hall of Fame, vedi che proprio, a parte che a parlare parla sempre lei, e parla il marito, eccetera, quindi tutti gli aspetti che appunto sia il frontman, che sia quello che ci mette la voce, che sia invece il motore, come dicevo, lo capisci lì. No, perché ha fatto carriera solista anche David Byrne, sì. Ma tra l'altro poi loro hanno incominciato nel 74, quindi parliamo già ancora prima dell'epoca punk, e loro per esempio quando hanno esordito hanno fatto da spalla a gente tipo i Ramones, cioè hanno fatto da spalla alla storia della musica punk, però poi hanno fatto un altro genere, no? Ma tolto quello che volevo dire io era il discorso che tu pensi che David Byrne sia appunto questa persona. Sì, quando sì, lui vai a vederti quella cosa, perché tu percepisci che lui non sta neanche fermo, cioè parla, fa tutti i gesti strani, mentre sei una cerimonia che dovresti essere, come dire, l'Oscar della musica, no? Entri nella storia, sai che c'è la Hall of Fame del baseball e di ogni cosa, dovresti, insomma, no? E quindi lì capisci che deve essere un personaggio particolare, ma tutte le personalità, questo per ricollegarmi a Young Curtis, che praticamente tutte le personalità, anche lo stesso Jim Morrison, che il primo concerto che fece lo Jim Morrison si vergognava, lo cantò girato all'incontrario. Sì, anche perché non aveva mai cantato, anche lui non sapeva le note. Ma tutte le vere rockstar sono quelle che gli capita suo malgrado. Capisci? Cioè, nel senso che non sono persone che sono nate, l'hanno ricercato, hanno voluto il successo, come vedi questi quattro fenomeni che vedi in giro nella gran parte della musica di oggi, no? Che ricercano il successo e si inventano di tutto, no? Queste persone sono ancora adesso delle rockstar, ma saranno sempre delle leggende, perché gli è capitato loro malgrado e perché avevano una sofferenza che gli portava a partorire dei testi, perché se tu leggi i testi dei Joy Division sono tutti sulla sofferenza di Ian Curtis, sua personale, se tu
se tu ti leggi il testo di Transmission vai fuori di testa, perché Transmission certo. È proprio così. Lei comunque sta avanzando, non ho controllo, no? Sto perdendo. Ma non è un caso che i più grandi siano rimasti anche schiacciati dal jet set, perché appunto non volevano quello precipuamente, loro volevano comunicare cose, poi l'industria discografica avrebbe... Una domanda mi piacerebbe fartela a te, i famosi what if... Uh-huh. I what if, no? Secondo te questi personaggi qua sarebbero mai emersi in questo sistema discografico di oggi, che è tutto costruito alla base dai discografici, e soprattutto li avrebbero riconosciuti? Perché te me lo insegni, il rock migliore è quello che nasceva spurio, sporco, diverso dal resto, e che poi si imponeva come nuova ondata di freschezza, no? Oggi invece cercano tutti lo standard più estetico che qualitativo, per cui forse non l'avrebbero nemmeno scoperti questa gente qui. Chissà quanti Jim Morrison ci sono a giro che non emergono oggi in questo mondo discografico qua. Sì, no, assolutamente. Cioè, i tempi sono legati a delle cose in particolare. Cioè, se tu ci fai caso, no? Io dico sempre che le mode... sto guardando che cazzo fa la chat, ho mandato un messaggio e mi dice che non me la fa mandare. Vabbè. Comunque, che volevo salutare Marco verso, no, ti saluto di qua perché ho scritto ciao Claudio, non so che cazzo c'è. Volevo salutare Marco, ho scritto ciao Claudio. Allora volevo rimandare, mi dice commento già visto, non si può fare. Come già visto? Ho scritto ciao Marco, non è lo stesso. Vabbè, comunque. Vabbè, i misteri di Google. Comunque, vabbè. Ma veramente. Ehi Albertone! Ti chiedo scusa Alberto, ho letto un po' tardi le cose. Vabbè. Il cappello nuovo. Grande cappellino nuovo, grande. È Minion. Grande quello dei Minion, fantastico. Bellissimo. Grande, grande. Faccio un saluto come nei video, dai. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Non si sente. No. Comunque, no, per finire quello che stavo dicendo, cioè, sì, io credo che appunto ogni cosa abbia su, ma se tu anche calcoli ad esempio i Beatles al giorno d'oggi non si ricagherebbe nessuno, o ben poca roba, non avrebbero il successo che hanno avuto, perché comunque sono nati con la musica giusta, nel tempo giusto, nel periodo giusto, e si sono trovati appunto loro innovativi. Ciao. Il giusto, il posto giusto. Eccolo. Oh, finalmente. Sì, non aveva ricalcolato le impostazioni base del nuovo microfono. Ah, ok, perfetto. In it we trust. Grandissimo. Io non ce l'ho stasera, l'ho messo, ma sì. Prendiamo un po' di aria fresca. per respirare i capelli. Bravo, sì, favorisco la ricrescita. Il fanculo è nell'aria. No, e quindi no, sì, io dico che appunto nella mediocrità della musica di oggi, francamente, ci trovo poca qualità. Nella mediocrità dei discografici, attenzione, non della musica in generale. Ritengo che una volta c'era una cultura di tipo diverso, adesso ti dicono di devi pagare anche la strada per andare a casa quando ritorni dalla sala di registrazione, mentre una volta comunque ti appoggiavano, c'era gente che investiva, tant'è che per citare quello che appunto, tornando al discorso che faceva Tina Weymouth alla cerimonia di quando entrano i Talking Heads nella Hall of Fame, dice: noi abbiamo lavorato insieme quasi vent'anni, i primi che dobbiamo ringraziare sono i nostri produttori, li ha nominati, li ha fatti salire sul palco e ha detto perché grazie a loro siamo diventati quello che siamo, cioè, ci hanno indirizzato, ci hanno corretto, ci hanno insegnato tutta una serie di cose e ci hanno aiutato, no? Ecco, hanno fatto questo, mentre i discografici di oggi pensano a sfruttare e basta, e quindi la diversità è questa, per quello che dico, che le persone...
Beh, ma chiaramente, ma c'è tutto ridotto a quello, no? Che poi non è lungimiranza, perché se tu guardi tutti i soldi che ancora adesso fai i produttori dei Beatles, dei Led Zeppelin, con la gente che vive di rendita adesso, hai investito magari qualcosa allora e adesso vive di rendita. Hai sentito proprio oggi la notizia della Sony ha comprato i diritti di Michael Jackson, praticamente. Ah. Ma è chiaro, ma tutte queste sono tutte... Perché a sua volta lui aveva altri diritti d'autore di altri grandi... tra cui appunto i Beatles, soprattutto. Ma certo, ma c'era certo. Economico, allucinante. Quelli, ma scherzi, allora adesso, sono scusate soldi. Ragazzi, volevo sentire Alberto, perché allora. Prima non poteva riuscire a collegarsi, perché c'era un problema con il suo profilo, adesso è entrato con l'altro profilo, sì. E quindi volevo sentire... Sulla musica, io dico quello che c'è in questi anni, si pensa troppo al successo in stile... monetario, perché vedi i talent show, i talent scout escano sempre dei cantanti non troppo classici italiani, tipo non c'è più come dire i grandi cantautori di una volta, anche degli anni 90, come non so, anche Bersani e Silvestri sono unici nel loro genere, quindi sì, non c'è più quella ricercatezza anche nei testi. Ma poi scusa, ti basti pensare al grande Battiato che già negli anni 80 cantava mandiamoli in pensione i direttori artistici e gli addetti alla cultura, cioè ti fa capire, cioè, quello che lui dice, cioè, sul ponte smento la bandiera bianca, insomma, tutta la, no, e sommersi soprattutto dai immondizi musicali, cioè insomma, grandissimo Battiato, secondo me il più grande scrittore di musica italiana per me, poi non per niente siciliano. Mia sorella ha suonato con Battiato, ha fatto con lui una trasferta in Iraq quando andava col quintetto d'archi in giro, seduto sul tappeto davanti a Saddam suonato. Io l'ho vista quella tournée lì che lui fece in quel periodo in cui era un po' più ancora sempre nei sofisti, perché lui ha aderito un po' alla la filosofia dei sofisti, a tanti non è piaciuto per quello, perché il sofista è sempre quello che si pone sempre un po' con la puzza al naso di sopra degli altri, a tanti Battiato non è piaciuta questa sua parte, però l'acutezza che lui aveva era quella, cioè già negli anni 80, perché quella canzone lì di quegli anni ti diceva mandiamo in pensione gli addetti alla cultura e i direttori artistici, voleva dire i discografici, quella gente lì, mandiamoli, togliamoli dal carcere, certo. E dopo avremo sicuramente della buona musica in giro. La stessa roba si ripete anche nella letteratura, se vogliamo, perché oggi gli editor, quando prendono un giovane che sa un pochettino scrivere, li stravolgono tutto. Però non sono più gli editor di una volta. Se si pensa all'editor di Raymond Carver, che ha creato Raymond Carver, perché Raymond Carver gli portò questi racconti, gli disse, ok, questi sono i miei racconti, e lui li fece diventare così, e inventò il minimalismo. Infatti si è scoperto soltanto anni dopo che il vero autore era l'editor, però era un grande. Quelli di oggi invece no, ti stravolgono tutti. Ma scusa, quelli di oggi che si come dire, oggi si vendono tutti per i soldi, no? Se tu mi metti nella sezione narrativa della Feltrinelli, Francesco Sole... Sì, la classifica è, sono sempre un paio di libri di cucina, Federico Yes. È in realtà, però, se tu mi metti quello, capisci che, cioè, io quello che dico sempre, no, che mi dà fastidio, perché lo dico da italiano prima che da amante e usufruitore, cioè, come dice qualcuno, utilizzatore finale dei prodotti artistici. Cioè, quello che mi dà fastidio è che appunto certa cultura è in mano a della gente che sono veramente dei miserabili, che non hanno la capacità, ecco l'ambulanza di ambulanza, la classica di Maiorino che passa. Sì, sì, ogni tanto passa. Per la disgrazia, diceva Leonardo. Questa cosa di Federico Sole è una delle ragioni che non ho citato prima, per le quali sono venute via proprio da quell'azienda lì, perché nella mia Feltrinelli, dove decidevo io dove andavano i libri, Francesco Sole sarebbe stato una copia a scaffale, poi ne tenevo 10 nascosti, se arrivava la bimbetta glielo davo e la mandavo via, ma non lo mettevo in evidenza. Ma non perché ho la puzza sotto il naso, perché c'erano molte altre cose che dovevano stare in vista. Quella
tanto la chiedeva chi voleva libri di Francesco Sordi, quindi lo puoi tenere anche sotto lo scaffale e darlo a mano, non metterlo certo in prima vista. Sicuramente che tanto sarebbero venuti in 50 a chiedertelo lo stesso, perché purtroppo è tutto un circolo vizioso oggi, no? Per finire brevemente quel discorso, a me la cosa che mi dispiace da utilizzatore finale, come dicevo, è che noi in Italia avremmo un potenziale, perché poi noi non è che c'è sempre, siamo tutti esterofili sia nella musica che nei libri che nei videogiochi che nel cinema, nella televisione, nelle produzioni artistiche in generale, ma noi abbiamo sempre avuto una grande tradizione, ce l'avremmo tuttora, non è che non abbiano lasciato dei successori questi, tipo parlo di Fellini nel cinema, piuttosto che tutti i musicisti, eccetera, eccetera. Non è che non abbiano lasciato dei successori, il problema è che i successori se ne sono andati fuori da coglioni, non sono più in Italia, guarda quei due fratelli che non mi ricordo il nome, che fanno, che sono attori, uno è attore, quel che ha i capelli lunghi, giovane, l'altro fa anche il regista, va a fare il regista negli Stati Uniti. Che è Muccino? I Muccini, i due fratelli, no? Sì, sì, Muccini. Così? Bravo. Ecco, non mi veniva il nome. Comunque, loro due, ad esempio, fanno questi lavori, ma li fanno fuori d'Italia, sia perché ricevono dei soldi, sia perché almeno quello che fanno glielo lasciano fare. Mentre qua in Italia, a meno che tu non faccia, voglio dire, i film come abbiamo visto ultimamente, che non voglio neanche nominarli, quelli di quando ci sono gli youtuber in mezzo, a meno che tu non faccia questa rumenta, tu non sei calcolato, perché non vendi, non produci, non fai fare soldi. Vabbè, quello che ha detto Alberto. Non fai fare soldi a questi miserabili. Peraltro, se si dovesse analizzare due libri che io chiamerei libri trash, che sono il libro di Alberico Yes e quello di Francesco Sole, quantomeno il libro di Alberico Yes, che li hanno scritto altri chiaramente, ma intervistando lui sulla sua vita, sulle cose che ha fatto, credo anche quello di Francesco Sole comunque. No, quello è peggio, è questo la differenza. Quello di Alberico Yes è una sorta di biografia scritta ad uso delle ragazzine che sono innamorate di lui, e quindi niente di che, ma è la sua vita, per quel poco che può rappresentare a quell'età lì, insomma. Il libro di Federico Sole, che invece è una semplice raccolta di frasine e aforismi, sì. Guardate che per il 70% sono copiate, sono frasi prese da altri. Oltretutto, l'ha presa e buttata lì, quindi è anche un'operazione intellettualmente mendace. Ecco. No, infatti, ma quelli che l'hanno prodotto, cioè, sanno bene, però purtroppo ce li troviamo lì. Tristezza. Anche un po' il caso del grande regista Sollima, che per fare una bella serie come Romanzo Criminale ha dovuto andare da Sky per farsela produrre. Sì, infatti, ma guarda, se non paghi non ottieni niente. Sì, però ragazzi, cioè, quello che volevo far riflettere io è questo. Noi non abbiamo una tradizione scarsa in Italia. Voglio dire, noi non siamo, non so come dire... Non siamo non per offendere, ma non siamo il Mali, adesso mi viene in mente il Mali, ma non siamo il Burundi, o dove non c'è una tradizione, una cultura, una capacità, una storia, un aver già fatto. Cioè noi abbiamo cazzo della gente che ha fatto delle cose, cioè il Sordi, il Sorpasso, Gasman, cioè, ma quelle sono... È una tradizione da sempre. Ma cazzo, ma quelle... Non parliamo di millenni fa, parliamo di 60, 70 anni fa, 50 anni fa, Sergio Leone, cazzo. Cioè l'unico che viene avvalorato è Ennio Morricone, ma perché? Perché Ennio Morricone non è stato mai profeta in patria, anche lui ci ha dovuto andare fuori per ottenere dei riconoscimenti, eccetera. Questo fa capire come la gente fuori dall'Italia ottiene qualcosa. Questo svende il paese, cioè mi spiego. Cioè, noi valorizziamo gli stranieri alla fine. E appunto, ma questa è la cosa stupida, perché nella musica, ma come in tutto, va a finire così, cioè va a finire così, non è che noi non si abbia della buona gente a fare musica, o dei buoni attori, dei bravi artisti, dei buoni scrittori, abbiamo tutto. Il problema è che uno non li si fa valere, perché tanto voglio dire, se parlando prima della televisione io non la guardo, perché se la guardo, guardo Sky, come si diceva prima, ma io ce l'ho se guardo su Sky, tolto quello, se ci sono programmi che sono di un certo genere per far emergere solo certe persone, a partire da Masterchef, a partire da X Factor, a partire da, come si chiama l'altro, tutti quelli che saranno, non interessa, anche Sanremo, voglio dire, cioè tutta questa gente qua, ma che cazzo, ma, cioè, voglio dire, ma dove vai? Cioè sembri veramente la sagra, sei alla stregua della sagra popolare...
della fiera del tartufo, non del tartufo, no, perché qua è romata, mi spaccano il culo, mi spaccano il culo se ne parlo male, intendo dire sì, della fiera della rava e della fava, cioè non so come dire. Questa punta assieme. Ecco, sì, no, quella era una grande festa, lascia stare. No, però voglio dire, cioè, diventi alla strega di quello, quando in realtà avresti i numeri per fare delle cose. Ma non esiste, noi abbiamo cominciato con i fenomeni, tipo la Pausini, l'altro là, Masini, tutta quella gente che andava all'estero, no? Come si chiama? Ramazzotti, tutta quella gente lì, esportavano, hanno visto che facevano soldi così, per cui ha detto, ma sì, ma panculo, facciamo fare, tiriamo fuori questa gente... Il che primo Albano va a cantare in Russia. Ma ho capito, ma io non voglio togliere valore, non voglio togliere valore all'impegno dell'artista con questo che sto dicendo. Io sto parlando dei miserabili discografici che c'è in Italia, non degli artisti. Cioè sono bravi la Pausini e tutto il resto. Però è chiaro che se sono gestiti da questi manager, cioè ciao. Ma... aggiungere qualcosa, Alberto? No, anche più che altro posso dire che sono d'accordo con quanto ha detto Malicius, anche perché noi come cinema, in cinema vero italiano, ha ispirato i film e i capolavori di Quentin Tarantino, perché non so, Sergio Leone, Le Iene, Sergio Leone. Tipo Le Iene di Lamberto Bava, mi sembra, o Mario Bava. Sì, prima ancora. Che c'è fatto i primi western italiani. È ispirato. Sì, ma io non lo so, forse voi, qualcuno di voi è già un po' più grandicello, però se voi vi ricordate, ma quanti artisti italiani, ma lo stesso Mal, tutti quegli artisti italiani che cantavano, te le ricordi, le canzoni di Caterina Caselli, rifacevano di stranieri. Sì, adesso è il contrario, adesso è il contrario. Cioè siamo riusciti ad arrivare in 40 anni, ragazzi, 40-50 anni, a uno schifo così. Cioè, ma dove cazzo dobbiamo andare? E poi vedi delle persone che dicono, ma cazzo non devi chiamare Bimbi Minchia. Ma li chiamo Bimbi Minchia, sì, perché se ci sono delle persone che non hanno la cultura, che non hanno adesso una cultura, che non gliela, che non gliela fai, diventeranno i Bimbi Minchia cresciuti del futuro. Perché il problema sono i Bimbi Minchia cresciuti di oggi. I Bimbi Minchia, ragazzi, tipo Bimbi. Sono questi bimbi minchia cresciuti il problema, cazzo. Vabbè, ci si autoeleggono poi a bimbi minchia. Ma... Va bene, ragazzi, in questa live abbiamo parlato di molte cose, abbiamo trattato diversi argomenti. No, è l'una e pensavo di chiudere, quindi mi dispiace perché siamo partiti alle 9:30 con Claudio Maiorino, che abbiamo fatto una bellissima intervista. Ma è stato molto bello poi aver fatto questa prima parte così e questa seconda parte con tutti voi, che abbiamo parlato di un sacco di argomenti, quindi proprio meglio di così, dal mio punto di vista, per me è stata una live bellissima. Gli dopo amici del bar dello sport. Ma io, guarda, davvero, me si apre il cuore, cioè avervi qua tutti insieme, per me siete miei amici, ma e poi tante belle, di cui si parla. Tante belle persone in chat che continuano a commentare, a scrivere, uno con l'altro, un po' con noi, un po' con loro. Quindi guarda, vi ringrazio davvero tutti, voi in primis, Alberto, Clamaricius, Claudio Maiorino, che ha risposto a tutte le mie domande, Leonardo Vannucci, vi stimo tantissimo, e un saluto adesso in chat a Bryce Bellesi, Redazione Montaigne, Marco Personal 2X, Ottavio Lupo Blu, che lo devo dire bene perché blu, l'ho già sbagliato due blu, sì. No, Lupo Blu, ho imparato. E in generale tutti quelli che ci sono stati prima, adesso tutti quanti chiedono le 5 ore di live, no, perché inizio a diventare un po' cotto anch'io. Vabbè, scusa Carno, fai una cosa, metti che si chiude da solo e ti vai a coricare tu. E ti vai a corca. Noi restiamo qua. Vi aprite un altro live. Sì, ma non c'è problema, basta che qualcuno mi innesca, io mezz'ora te la garantisco.
Va bene, io saluto veramente tutti, grazie, grazie ancora, grazie a tutti, grazie. Ciao, grazie ciao, buonanotte. Ci vediamo a notte imbecille. Buonanotte. Ci vediamo venerdì a tutti, notte. Imbecille venerdì, ciao. Anzi, se allora. Ognuno di voi vuole salutare, beh, allora, Alberto, parti te con i saluti. Buonanotte a tutti. Grandissimo. Malicious? Buonanotte imbecille a tutti, ci vediamo venerdì 22:30, gran finale. Giusto, venerdì notte imbecille, sul canale di Roby Passore sul web, mi raccomando. Gran finale, no future. Gran finale, no future. Sarà una live dove saremo pazzeschi. Claudio Maiorino, saluto. Chiudo la sentenza con un colpo di martello. No, buonanotte a tutti, saluto gli amici del bar dello sport, Ottavio il Lupo Blu, redazione Montagna, doppia T che si è appena aggiunto. Come doppia T? È arrivato adesso? Doppia T. Ciao Matte, stavo chiudendo, mi dispiace Luna, chiedo scusa. Yarno a sonno, dobbiamo chiudere. No, perché dalle 9:30. No, poi la cotoletta oramai. La cotoletta. Mangiare la fetta di pizza, sì. Vai. No, ciao, poi facci sapere se riesci a venire al raduno. E grazie ancora a Yarno per ha scritto Svideo, domenica devi venire a Firenze, ti devi alzare presto. Siamo in tre qua che veniamo domenica a Firenze. Aspetta. Ha scritto. Ah, allora dove sono? Sono qua. Leggevo Marco che diceva: ciao a tutti quelli che mi stanno simpatici, ma vaffanculo il tizio che mi ha definito mentecatto. Ma chi è che ti ha definito mentecatto? Chi ha definito tizio? Mentecatto? Ma chi è che l'ha chiamato? Non lo so, non me la sono persa. Ah, qualcuno in chat forse? Perché noi non assolutamente. No, che ha definito mentecatto Marco. Verso. Non so chi sia, ma la sono persa questa. Coglione. Va bene, adesso è il turno di Leo di salutare. Leonardo, saluto a tutti. Dopo questa seconda live, appena chiude lui, sono ospite da un evangelista americano che fa la messa in diretta e mi ha chiamato a fare la benedizione. Mi trovate sul canale di santus.com. E no, davvero è stato bellissimo essere con voi come spesso mi capita ultimamente. Notte imbecille venerdì, raduno domenica. Meglio di così, ragazzi, non c'è niente. Yeah. Ok, grazie veramente a tutti, basta, chiudiamo, grazie di essere stati qui, chi guarda in differita, se siete arrivati fino a qua, grandi! Complimenti! Complimenti! Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, buonanotte! Buonanotte. Buonanotte.